Bene, buonasera a tutti. Tredicesima conferenza. Il numero mi ha piacevolmente colpito, che sono tanto, la seconda stagione, già la tredicesima volta che ci incrociamo, sempre sul tema della campagna di Russia, ma come ci è già capitato altre volte, ad esempio, volevo ricordare il professor Portelli per quanto riguarda la memoria, la convivenza, la relazione tra memoria e storia, a volte è interessante, crediamo sia interessante affrontare quelli che sono i temi, quello che è il tema della campagna di Russia nel contesto, nell'insieme di situazioni più ampie, più corali, che quindi interessano altre situazioni, anche se ovviamente simili per tipologia, in cui inserire una riflessione da parte di chi ha approfondito il tema sull'argomento. È il caso del tema di questa sera, cioè di quel momento storico in cui alla fine della guerra, in quel momento che possiamo immaginare di gioia perché finiva un periodo non facile, come dire, auspicabilmente desiderato finisse, in un momento come quello si sovrapposero e si creò una situazione estremamente complessa. E io ho casualmente incrociato un'analisi su questa complessità in un libro che ha scritto la professoressa Ribaudi. Cito una delle frasi che mi hanno più colpito di quel suo libro, il cui titolo è Combattenti, sbandati, prigionieri, esperienze e memorie di reduci della Seconda Guerra Mondiale. E la citazione è questa: i reduci presentarono un problema politico-sociale enorme. Erano troppi e troppo diversi. Un riesame critico della guerra fascista era difficile e lacerante. La popolazione aveva parimenti sofferto e non era pronto a farsi carico anche delle loro sofferenze. Questo è uno dei punti che mi ha più incuriosito, che mi ha più affascinato del bel libro che la professoressa allora scrisse, allora intendo il 2016, e che è il motivo per cui l'abbiamo invitata questa sera a parlarci. Dunque, un'occasione per riconoscerle una disponibilità che non è da tutti, una pazienza nel essere richiamata a questo contributo da parte di noi curiosi e interessati al tema, una professoressa che ha sviluppato la sua lunga carriera professionale a Napoli, pur essendo torinese, e io nella lettera con cui l'ho invitata a partecipare a queste nostre chiacchierate, ho approfittato di questa comunanza in quanto anch'io torinese, e dunque, come dire, è stato un po' come un invito ulteriore, no? Una sottolineatura di comuni caratteristiche che potessero renderci comunemente simpatici. E la professoressa ha un curriculum di prim'ordine che è riportato sul sito, e quindi che io vi invito ad analizzare nei vari dettagli. Cito che ha lavorato come ricercatrice presso il Dipartimento di Discipline Storiche dell'Università di Napoli Federico II, ma poi per passare alla facoltà e al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Napoli. Ha fatto parte del collegio del dottorato, leggo dal curriculum in storia delle donne e dell'identità in genere, e poi mi incuriosisce, estrapolando proprio per sommi capi da questo suo curriculum, mi incuriosisce, voglio citare, il fatto che attualmente continua a lavorare sul tema della criminalità organizzata, collaborando con un gruppo interdisciplinare, apertosi in dipartimento, sull'argomento e sul tema della memoria. Quindi mi dà l'idea che il suo impegno continui a essere ampio
e su un territorio che offre parecchie occasioni di approfondimento, no, professoressa? Quindi è un motivo di soddisfazione averla tra di noi. Io, oltre a ringraziarla, invito tutti a leggere sul sito il curriculum più esteso delle pubblicazioni, ad esempio, che lei ha realizzato, dei seminari a cui ha partecipato, delle associazioni a cui aderisce, che rappresentano il suo quadro generale professionale. La ringrazio, spero che la presentazione sia stata sufficiente e quindi le lascio la parola perché lei possa affrontare il tema di cui abbiamo dato cenno. Grazie, a lei la parola. Grazie, grazie della presentazione, grazie dell'invito. In fondo poi, cioè, non in fondo, mi fa piacere parlare appunto, fra l'altro, a un gruppo così esteso e per noi storici poi è sempre un piacere parlare con persone che si interessano di questi temi e che in qualche modo, come dire, comunicano con noi, si relazionano con noi e noi possiamo anche in qualche modo, come dire, esprimere, raccontare, quello che, a volte invece, emerge, viene raccontato soltanto, diciamo, in ambiti scientifici o, accademici. Quindi sono grata di questo invito, spero che possa essere utile questa mia relazione e poi ovviamente sono disponibile a poi intervenire anche poi dopo se ci saranno appunto delle domande. Sì, come è stato detto, io sono una storica contemporanea, ho insegnato per tantissimi anni a tantissimi studenti, sì, sono originaria di Torino, però sono arrivata a Napoli molti, molti anni fa con una borsa di studio e poi mi sono fermata e quindi ho lavorato anche sulla città e, come è stato detto, su molte tematiche, tra queste anche quella, diciamo, della criminalità organizzata, però con un approccio sempre di storica e di storica sociale. E ho affrontato la guerra da, diciamo, molti punti di vista. In particolare io avevo affrontato la guerra soprattutto dal punto di vista dello studio delle popolazioni civili e studiando appunto il periodo 40-43 con i grandissimi bombardamenti diciamo, i bombardamenti, poi il periodo tragico, drammatico dell'occupazione tedesca e quindi il periodo in cui, soprattutto diciamo, nel territorio che io avevo, appunto, stavo studiando, Napoli, la città più bombardata d'Italia, e poi il Casertano fino ad arrivare al Basso Lazio con la linea Augusta, noi abbiamo poi nel settembre-ottobre del 43 i grandi bombardamenti e insieme le stragi naziste. Sono venute anche nel resto d'Italia, però appunto in questa zona non erano state studiate. Quindi avevo affrontato soprattutto la storia della guerra dal punto di vista della popolazione civile. Un libro che ho fatto, fra l'altro, per un editore nazionale, ma torinese, Bollati Porinieri, si intitola appunto Guerra Totale. Ma nel momento in cui studiavo la guerra, e lavoravo anche molto con gli studenti su queste tematiche, appunto nei corsi di storia contemporanea, e lavoravo con gli studenti anche con la storia orale, cioè io raccoglievo ovviamente per studiare la guerra, ho raccolto documentazione in America, in Inghilterra, in Germania, in Francia, insomma, a livello internazionale, però lavoravo anche molto, ho sempre lavorato molto. Voi avete avuto una lezione, una conferenza di Sandro Portelli, che è un mio caro collega, e siamo stati
insieme nell'associazione di storia orale che io ho diretto, e lavoravo anche con la storia orale, quindi con le testimonianze. Quindi raccoglio, io stessa, con un gruppo anche di ricercatori che lavoravano con me, raccoglievo testimonianze sul territorio e invitavo, lavoravo con gli studenti raccoglievano anche loro testimonianze a partire dalla loro storia, dalle loro famiglie, dalle loro comunità, sia su questi aspetti più generali di sofferenza della popolazione civile. Quindi legati ai bombardamenti, legati alle stragi naziste, appunto alle violenze dei tedeschi, a cominciare appunto dalle 4 giornate di Napoli per proseguire. Ma gli studenti, insieme agli studenti, raccoglievano anche storie delle loro famiglie, storie di, diciamo, di parenti che avevano vissuto la guerra e quindi anche moltissime storie dei militari. Io ho quindi di reduci. Abbiamo raccolto tantissime storie, gli studenti, io stessa, e storie e anche diari, no? Di livello locale. E queste storie sono rimaste, io l'ho scritto nel libro, anche a lungo nel cassetto, nel senso che io appunto non sono una storica militare e mi ero soprattutto soffermata sulla popolazione civile. Però queste storie erano veramente molto interessanti, anche molto belle, diciamo, perché noi abbiamo raccolto queste storie negli anni 90, fine anni 90, inizio 2000, ma soprattutto anni 90. E quindi ancora una generazione che raccontava, molte storie sono addirittura in dialetto, quindi raccontava e raccontava soprattutto senza ideologia in qualche maniera, cioè raccontava quello che era avvenuto e quello che avevano sentito, quello che avevano vissuto, la loro esperienza. E questo faceva di queste storie, diciamo, delle testimonianze storiche di grandissimo valore. Quindi io poi, dopo, le ho riprese, le ho ovviamente ricostruite, ricontestualizzate, anche se ho sempre salvato, le ho citate lungamente, ho salvato, l'oralità di queste di questi testimoni. Perché l'oralità è pure molto importante, ci dice come la gente racconta, ci dice come la gente interpreta, ci dice come la gente ha vissuto e ha poi ricorda questa loro esperienza. Questo è un aspetto molto importante che poi appunto non emerge spesso dalla memoria, dalla narrazione, diciamo, pubblica. E quindi poi raccolto tutte queste storie. Perché queste storie, secondo me, poi ovviamente lo vedrete, sono anche interessanti perché spesso, appunto, voi avete a lungo discusso sul tema appunto della guerra di Russia, molto spesso si è parlato, i libri o anche gli storici oppure anche i giornalisti anche, si sono soffermati su alcuni aspetti dei reduci, dei militari, dei soldati nella Seconda Guerra Mondiale. Ora, chi ha studiato la Russia, chi ha studiato, e soprattutto oggi, quello che si studia di più, quello che viene più ricordato, perlomeno nella memoria pubblica, è la storia degli IMI, gli internati militari italiani in Germania, quindi i prigionieri in Germania, ovviamente i partigiani, e raramente, qualche volta, quelli reduci dell'Africa, gli sbandati dell'8 settembre, ma sempre, diciamo, in maniera, diciamo, compartimentale, insomma, nel senso che questi gruppi. Allora, la cosa che usciva, emergeva invece da queste storie era questa enorme varietà. Questa enorme varietà, questa enorme differenza, che non è solo dovuta alla
alle memorie, alle storie individuali, ma è dovuta alle caratteristiche della Seconda Guerra Mondiale ed è dovuta soprattutto alle caratteristiche della Seconda Guerra Mondiale per l'Italia, per gli italiani, che fa anche la differenza enorme fra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Prima Guerra Mondiale noi avevamo dei soldati, degli reduci, che emergevano da una esperienza simile, no? Le trincee, la guerra appunto ai confini e la guerra con un unico nemico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è invece una guerra completamente diversa. Intanto c'è il grosso ruolo, ovviamente, come è stato anche detto prima, della popolazione civile, e quindi la popolazione civile entra nel mirino, nell'obiettivo degli eserciti nemici, non solo degli eserciti, ma ovviamente dei bombardieri, eccetera, e quindi diventa una vittima, una delle vittime principali della guerra. Questo è già un aspetto, quindi, che in qualche modo oscura, se vogliamo, il ritorno dei reduci, no? Ci sono dei reduci che dicono: quando io sono tornato e il mio paese era distrutto, mi hanno detto, non volevano sentire il mio racconto perché loro avevano vissuto pure un'esperienza che era, diciamo, tragica. Ecco, questo, ecco, la Seconda Guerra Mondiale, la ricordiamo, tutti ce la ricordiamo, per l'Italia è per tutti gli italiani e sommamente per i soldati è una guerra che produce estreme contraddizioni, estrema ambiguità, e anche poi conflitti, no? Noi lo vediamo ancora oggi, la questione dei confini orientali produce ancora oggi dei conflitti, diciamo, all'interno del nostro paese, no? Conflitti di tipo ideologico, e non solo. Quindi noi dal 40 al 43 abbiamo fatto, il 40, l'8 settembre del 43, abbiamo partecipato a una guerra fascista insieme ai tedeschi. E questo ha ovviamente un significato preciso, con dei nemici che erano appunto gli inglesi, gli americani, i francesi, e poi ovviamente le popolazioni che noi abbiamo occupato, no? Quindi l'Jugoslavia, la Grecia, eccetera. Ecco, e poi dal 43 al 45 invece noi siamo diventati co-belligeranti, ma appunto abbiamo, nel frattempo, noi ricordiamo, avevamo circa 1,5 milioni di militari presi prigionieri nei posti più vari, diversi. Perché appunto, adesso poi lo vedremo anche in particolare, i nostri prigionieri vengono presi nel 41, nel 42 in Africa, poi vengono presi nel 43 dai tedeschi. E poi vengono, scusate, ho dimenticato prima, ovviamente importantissimo, nel 42 dai sovietici, e quindi e poi ovviamente c'è lo sbandamento e i soldati che poi tornano a casa, e lì c'è un'altra storia ancora, una parte che finiscono appunto fra i partigiani, una parte che scappano tutto il tempo, una parte che poi nel regno, nel sud, devono poi, c'è la leva di Badoglio, e quindi rientrano nell'esercito, poi cosiddetto di liberazione, che avrebbe dovuto combattere a fianco degli alleati. Quindi delle esperienze estremamente diverse, e queste esperienze così diverse provocheranno poi un ricordo, un'interpretazione poi diversa nel momento in cui questi soldati tornano a casa, quando la guerra, diciamo, è finita. Perché un conto è essere stati presi dagli inglesi, un conto è essere stati presi dai tedeschi, un conto è essere stati presi dai russi. E
al centro poi di queste narrazioni c'è spesso poi il momento della sconfitta, no? Perché alcuni, molti di questi soldati vengono presi, questo lo vedremo poi in particolare seguendo appunto le varie storie, vengono presi nel momento in cui appunto già sono in Africa, sono sconfitti dagli inglesi, nei Balcani, in Grecia, vengono presi dai tedeschi, e in Russia vengono presi dai sovietici. Quindi diciamo sono tutte storie in qualche modo di sconfitta che nel dopoguerra, e su cui nel dopoguerra è difficile tornare. Nel dopoguerra la memoria che emerge, anche giustamente, perché l'Italia voleva in qualche modo nascondere, cancellare una serie di colpe, appunto quelle di avere combattuto la guerra nazista, e voleva la guerra insieme ai nazisti, la guerra fascista, voleva sedere al tavolo degli alleati, dei vincitori della guerra, non come una nazione sconfitta e che appunto aveva fatto la guerra del 40 al 43 insieme ai tedeschi, e voleva sottolineare il ruolo che l'Italia aveva avuto con la guerra partigiana a fianco degli alleati, cosa che poi gli alleati non hanno accettato. L'Italia, come ben sapete, è sempre stata considerata comunque al tavolo poi dei trattati di pace come una nazione sconfitta e a cui sono stati combinate una serie di esclusioni, condanne, eccetera, anche probabilmente giustamente. Però in tutto questo era in qualche modo necessario, non so se necessario, ma insomma in qualche modo venne oscurata la storia dei militari. Poi i reduci, come è stato detto, come appunto scritto anch'io nella mia introduzione, i reduci erano un problema enorme, perché voi dovete immaginare che in un'Italia distrutta, in un'Italia in cui era difficile ripartire, senza lavoro, perché appunto le industrie erano distrutte. Penso ad esempio il caso napoletano, che appunto ho studiato da vicino, tutte le industrie del Golfo erano completamente distrutte perché Napoli è stata bombardata ripetutamente fin dall'inizio della guerra, perché appunto era un porto molto importante. Dal porto di Napoli partivano le navi per l'Africa. C'era ancora appunto la guerra in Africa, portando munizioni militari, non solo italiani ma anche tedeschi. E quindi tutte le industrie del Golfo erano distrutte. Il ritorno di 1,5 milioni, non di più, di soldati, di reduci dalla guerra era un problema enorme, era un problema enorme per le istituzioni. Ed era un problema anche ovviamente per la popolazione, no? Che quasi un conflitto, se vogliamo, no? A Napoli ci sono stati proprio degli scontri, delle manifestazioni molto forti dei reduci. E una di queste fu una manifestazione in cui ci fu appunto Parri che venne a Napoli, e i reduci fece una manifestazione fortissima contro appunto Parri, contro il governo allora di Unità Nazionale, perché appunto volevano lavoro, erano appunto disoccupati e nessuno si occupava di loro. Quindi questo è un problema grossissimo del dopoguerra, e questi appunto reduci soffrivano in quel momento appunto di tutte le contraddizioni che aveva vissuto la guerra. Erano stati prigionieri su tutti i fronti,
e non erano stati né veri amici di nessuno né veri nemici, perché presi dagli inglesi, prima avevano combattuto contro gli inglesi e gli inglesi questo non se ne erano potuto ovviamente dimenticare come anche i francesi, quindi fanno una prigionia, poi entriamo nel merito. Prima sono veramente nemici, quando quelli che sono stati presi nel 41 hanno subito anche una prigionia piuttosto pesante, piuttosto dura, perché erano nemici. Poi dopo il 43 gli italiani diventano gobelligeranti, i nostri prigionieri con gli inglesi, con i francesi, con gli americani possono scegliere di cooperare, però non diventeranno mai veri, rimarranno sempre col prisoner of war sulla casacca e non diventeranno mai dei veri alleati. E ovviamente quelli presi dai tedeschi prima erano alleati, poi diventano nemici e la loro condizione ovviamente è una condizione estremamente complessa, estremamente anche dura. E questo lo stesso avviene per cui viene preso dai russi, che appunto sono trattati, voi lo sapete meglio di me, che avete, siete fermati su questo argomento a lungo, sono trattati con grande durezza e che cambia un po' dopo l'8 settembre, ma non poi non in maniera così forte, così evidente. Ecco, quindi questa varietà, questa storia così complessa viene in qualche modo nel dopoguerra oscurata. Oscurata perché in parte perché appunto bisognava ripartire, il problema dei reduci era un problema molto grosso andava un po', doveva essere risolto, però a cui doveva anche mettere una sordina in qualche modo. E poi, inoltre, il problema dei reduci portava alla luce proprio le contraddizioni della guerra, le contraddizioni del nostro paese, appunto quello di avere combattuto una guerra fascista e poi una seconda fase invece di co-belligeranza, però molto, molto complessa. E quindi tutti questi casi. Ecco, la caratteristica del mio libro e un po' anche della ricerca che ho fatto io e che con gli studenti è stata quella di seguire questi vari momenti. No? E di vedere appunto le caratteristiche, la storia che è legata ai vari fronti e ai vari momenti in cui i soldati si sono venuti a trovare, quindi alle differenze, no? Le differenze che sono appunto differenze individuali, ma poi sono differenze di gruppo, a seconda di dove uno si è venuto a trovare, ha vissuto un'esperienza specifica e diversa da, non so, l'amico che era partito magari in un altro momento con un altro reggimento. Quindi vediamo, seguiamo i vari casi, ecco, che seguono più o meno, l'andamento poi anche del mio libro, che appunto si divide in vari capitoli, si fermano sulle esperienze di gruppi specifici legati appunto al momento in cui si sono venuti a trovare, il contesto storico in cui è storico e geografico, perché la geografia della Seconda Guerra Mondiale ha un ruolo molto importante, in cui si sono venuti a trovare. E quindi vediamo i vari casi e cominciamo da quelli che si sono trovati in Italia dopo lo sbandamento dell'8 settembre. Qui noi sappiamo, e questo ci viene raccontato, ecco, questo è un altro elemento molto importante da sottolineare. Quello che io ricostruisco lo ricostruisco attraverso l'esperienza della gente. Quindi noi facciamo parlare le persone perché
alcune cose noi le sappiamo, voi le sapete tutti e noi le sappiamo, gli storici le sanno, sono diciamo sotto gli occhi di tutti, quindi non dovrei neanche ripeterlo in qualche maniera. Ma la caratteristica del libro e un po' del lavoro che io ho fatto, non soltanto per quel che riguarda i reduci, è di partire dall'esperienza delle persone, cioè le persone cosa hanno vissuto di quell'esperienza che noi conosciamo, entriamo in Wikipedia e lo vediamo, insomma, questi lo sappiamo, però noi vediamo come l'hanno vissuta le persone. E allora l'8 settembre noi sappiamo che c'è appunto lo sbandamento dell'esercito, che è dovuto alla situazione estremamente critica del momento, ma a degli errori enormi della classe dirigente nazionale di allora, quindi lo sappiamo benissimo, il re e in particolare gli errori di Badoglio e del famoso ordine dell'8 settembre, che è un ordine che è un capolavoro di ambiguità, no? Si dice di combattere, di resistere a qualsiasi esercito, chiunque presenti appunto di fronte, no? Quindi questo è famosissimo ordine di Badoglio che tutti conosciamo. Disposizione per reagire contro eventuali violenze tedesche, ma terminava con la frase in nessun modo prendere l'iniziativa dell'ostilità contro le truppe germaniche, e poi diceva appunto di combattere e di difendersi da qualsiasi attacco. Quindi questo significava anche significava per i dirigenti, per i capi, i comandanti dell'esercito e i soldati stessi non sapere esattamente come reagire. Il risultato, come noi sappiamo, l'assoluta incertezza e la mancanza di responsabilità dei comandi, l'incapacità, lo sbandamento dei nostri soldati e la fuga. E qui noi abbiamo appunto nei racconti una sorta di mito, no? Di racconto, questo lo voglio, se qualcuno di voi vorrà leggere il libro, c'è proprio una mitografia, no? Un racconto di queste avventure e questa storia appunto di questi soldati che scappano, appunto fuggono per l'Italia, e qui c'è ovviamente non per me, che ho raccolto la storia di questi militari, soprattutto nel sud, anche se ho ricordi di quando ero bambina, di racconti in famiglia appunto, di sbandamenti, di fughe, anche in Piemonte, no? Eccetera. Ma sono racconti di questi reduci, questi militari che attraversano la nostra penisola. E voi ricorderete tutti un film, che è un bel film, secondo me, tutti a casa, i film di Comencini, come c'è Alberto Sordi, c'è questo racconto appunto di questa fuga, no? Di questa fuga con quello che una storica, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, torinese, che ha parlato appunto di maternage, no? Di aiuto della popolazione e in particolare delle donne a questi soldati che scappavano. Qui c'è appunto questo ritorno a casa, complesso, lungo, eccetera, e poi c'è ovviamente per chi rimane nella Repubblica di Salò, e qui ci sono tanti sbandati
settentrionali e dell'Italia centrale, ma rimangono anche nella Repubblica di Salò quelli che non erano riusciti a scappare e che sono appunto meridionali. Questi anni ci sono stati anche molti libri su questo, libri di appunto sbandati meridionali, e soprattutto un libro ultimamente fra i siciliani, fra l'altro uno dei più famosi comandanti partigiani in Piemonte, vedo qui uno di voi che si chiama Colaianni, è stato un siciliano, appunto, Colaianni. E quindi nella Repubblica di Salò, poi si cominciano appunto la guerra poi partigiana, e qui bisogna ricordare che un grande contributo, diciamo, alla guerra partigiana lo dà in un certo senso, e su questo ha scritto un suo libro importante, uno storico che è uno dei maggiori storici della storia della Resistenza, Santopelli, è il decreto di Rodolfo Graziani, il ministro della difesa nella Repubblica di Salò, a dare un contributo in qualche modo alla guerra partigiana, perché c'è un decreto che ordina, diciamo, la pena di morte per i renitenti e i disertori. Quindi, in pratica, a quel punto i soldati sbandati devono prendere una decisione, devono fare una scelta, quindi o arruolarsi nella Repubblica Sociale, i repubblichini, oppure andare in montagna e fare i partigiani. Qui c'è, diciamo, dalla parte di una grande maggioranza dei nostri militari, in quel momento sbandati, c'è la scelta di non aderire alla Repubblica di Salò. Sì, c'è la coscienza che c'è anche un antifascismo che forse è nato anche dall'aver vissuto una guerra in cui si è, diciamo, vissuto, si è vista l'irresponsabilità della classe dirigente fascista, che ha mandato i nostri soldati in guerra senza le armi adeguate, senza le provvigioni adeguate, e con un avventurismo pazzesco. Quindi il ritorno, diciamo, è poi in qualche modo un rifiuto del regime per cui si era combattuto, e anche un rifiuto della guerra. Quindi, lo dice proprio Santopelli, diciamo, ironia della sorte, è proprio il rifiuto della guerra produce una adesione alla guerra partigiana, perché non si voleva tornare in guerra appunto con i repubblichini. Qui c'è da ricordare, ma lo dico molto brevemente, che dopo l'8 settembre chi si trova in mare pure vive un momento estremamente drammatico, e qui c'è una storia diversa, perché diciamo che in mare chi è su una nave non può scappare, e infatti c'è anche il proverbio: siamo tutti, si dice, siamo tutti sulla stessa barca, e quindi i nostri reduci ce lo dicono questo. E qui abbiamo un altro diciamo, esempio, un altro esempio di quanto, diciamo, ordini ambigui, contraddittori, dati con estremo ritardo, provocano, ad esempio, l'affondamento della miraglia, diciamo, italiana, con l'ammiraglio Bergamini sopra, il Roma che viene affondato in mare, appunto perché ci sono i nostre navi avrebbero dovuto, secondo l'armistizio, consegnarsi agli inglesi e andare a Malta. Ci sono ordini tardivi, viene ordinato a queste navi invece di dirigersi verso la Maddalena, dove c'erano i tedeschi, e appunto la nostra nave più importante viene bombardata, la corazzata Roma, e con un equipaggio di 1352 uomini che diciamo affondano. Quindi, come vedete, queste sono appunto storie che in qualche modo
poi vengono dimenticate perché sono storie in cui appunto c'è la sconfitta, c'è la enorme responsabilità di una classe dirigente che non ha saputo, è stata diciamo incapace e irresponsabile. Qui per ricordando la storia dei militari italiani in Italia, che si sono trovati in Italia, quindi la fuga, eccetera, c'è da ricordare ancora che poi chi è arrivato nel sud o chi si trovava nel sud, perché noi dobbiamo ricordare che ancora nel luglio del 1943 i nostri soldati in Sicilia hanno combattuto contro lo sbarco degli alleati accanto ai tedeschi, quindi c'erano molti soldati una parte delle nostre truppe che si trovavano già nel mezzogiorno. E quindi o chi era tornato appunto in fuga o chi si trovava nel mezzogiorno dovette poi rispondere nel settembre del 1944 alla chiamata alle armi di Badoglio e per tornare a combattere appunto nell'esercito che veniva schierato come co-belligerante, lì poi ci sarà anche lì c'è una lunga storia che qui non possiamo ovviamente su cui non ci possiamo soffermare perché sarebbe veramente molto lungo e quindi qui c'è un altro problema, ci sono altri episodi di estrema contraddizione perché molti di questi soldati non vogliono rispondere alla leva, non anche loro sono in qualche modo contro la guerra e non vogliono più combattere. Li hanno combattuto dal 40 al 43 con gli stessi, fra l'altro, comandanti che poi si ritrovano però come co-belligeranti alleati con gli alleati. E non vogliono più combattere, quindi ci sono episodi molto forti di lotta, sì, sono queste lotte dei non si parte, che vengono accusate poi spesso ingiustamente di essere lotte di fascisti, invece non è vero e si tratta appunto di soldati che non vogliono tornare a combattere e che sono ormai contro la guerra, insomma. Ci avete fatto combattere fino ad ora. Abbiamo sofferto, abbiamo molti, no, sono molti nostri amici, fratelli, eccetera, sono morti, non vogliamo tornare a combattere. Quindi e qui c'è un'altra enorme contraddizione. Poi la renitenza alla leva viene condannata, poi ci sarà l'amnistia, però all'inizio, appunto, tutti questi, e sono migliaia, hanno anche dei processi che finiranno poi soltanto dopo la guerra, con l'amnistia. Ecco, quindi queste sono altre contraddizioni che attraversano il nostro paese, no? Quindi chi è andato con i partigiani, chi è scappato tutto il tempo della guerra, sbandato, chi ha aderito alla Repubblica Sociale, e chi ha combattuto con l'esercito di Badoglio e chi invece ha fatto la remite, non ha aderito e si è scappato anche in questo caso da su tutto il tempo. Quindi sono storie che non possono, diciamo, essere raccontate con un unico racconto. No, non è possibile fare questo. Poi invece nel dopoguerra tutte queste varie esperienze sono state raccontate, ma sono poi esperienze che la gente ha vissuto, che poi ha tenuto per sé, perciò dopo lunghi silenzi sono emerse da storie, diciamo, di famiglia. Quindi abbandoniamo adesso, lasciamo un momento, lasciamo quelli che si sono trovati in Italia, poi non ci dimentichiamo che poi una parte anche di questi, anche in Italia, sono stati presi poi dai tedeschi, invece portati in Germania, ma su questo poi ritorno sulla questione dei limiti. E veniamo al caso dell'Africa. Dunque, il caso dell'Africa, appunto, noi, i nostri soldati, sono
lo sappiamo, abbiamo combattuto in Africa perché l'idea ovviamente di Mussolini, l'idea del fascismo era di fare di un impero, il grande impero mediterraneo, no? Quindi l'Africa e i Balcani e il Dodecaneso ovviamente, che tutto doveva essere il grande impero appunto mediterraneo fascista. E quindi l'idea era di allargare le nostre colonie in Africa, noi avevamo la Libia, l'Etiopia, la Somalia, e allargare e quindi conquistare le zone che erano, diciamo, degli inglesi. E questo, qui sono appunto, come voi sapete meglio di me, sapete le grandi sconfitte, le prime grandi sconfitte degli italiani. Quindi anche in Africa. Dunque, qui appunto è l'aspetto importante che si ricorda spesso poco, è che qui c'è la prima sconfitta del gennaio del 1941, quando gli inglesi prendono Tobruk, e entro febbraio, diciamo, tutta la Cirenaica, oggi noi adesso si riparla continuamente di Libia, bisogna ricordare che noi abbiamo conquistato la Libia nel 1911, non c'era ancora il fascismo, ma in Libia abbiamo perpetrato delle grandi violenze. I primi grandi bombardamenti che gli italiani hanno fatto, i bombardamenti, diciamo, l'uso delle bombe, degli aerei con le bombe, sono stati perpetrati dagli italiani in Libia, sui villaggi, sulla popolazione civile. E quindi in Libia, appunto, combattevamo e gli italiani combattevano per entrare nel territorio appunto controllato dagli inglesi in egiziano, e qui vengono appunto sconfitti e c'è il primo, vengono annientate 10 divisioni di italiani e vengono presi 160.000, i primi 160.000 prigionieri. Qui c'è nei racconti, ecco, quindi nei racconti che se qualcuno vorrà leggere, troverà nel libro, c'è il racconto appunto intanto dello shock della sconfitta, perché è la prima sconfitta, no? Degli italiani, e poi c'è appunto il racconto di come erano stati mandati appunto in guerra. Mancanza di acqua, mancanza di mezzi corazzati, questa è una caratteristica che dell'esercito italiano, che caratterizzerà l'esperienza degli italiani in Africa, ma caratterizzerà ancora più tragicamente l'esperienza degli italiani in Russia. E cioè gli italiani non avevano mezzi corazzati, non avevano mezzi veloci, camminavano a piedi, e camminavano con i muli, con mezzi veramente, con i camion, con i mezzi veramente arretrati. E uno dei motivi della prima sconfitta degli italiani, ma anche della seconda sconfitta degli italiani in Africa, è proprio questa. Gli italiani appiedati camminavano e finirono nel mezzo del deserto senza carri armati, senza armi, ovviamente furono facilmente accerchiati dagli inglesi. Questa è la prima sconfitta degli italiani in Africa. E qui c'è appunto, i racconti sono racconti ancora di uno shock, perché ancora non se lo aspettavano in qualche modo gli italiani. La seconda sconfitta sarà più, non se lo aspettavano, e alcuni di loro sono ancora legati al fascismo, quindi alcuni di loro, come dire, manterranno anche fede successivamente. Questi primi 160.000 prigionieri vengono mandati o in India, appunto, perché sono presi dagli inglesi, o in Sudafrica. E ricordiamo che questo è dimenticato in genere nel racconto diciamo, della sconfitta delle prigionie della Seconda Guerra Mondiale, che questa prima
diciamo, cattura, è una cattura molto dura, perché gli inglesi ce l'hanno moltissimo con gli italiani, sono nemici, e li trattano con grande durezza. Quindi noi abbiamo dei racconti, questo è interessante, abbiamo raccolto appunto con gli studenti dei racconti di grande durezza che poi sono stati dimenticati, perché in genere, diciamo, il racconto della prigionia con gli inglesi o con gli americani è un racconto tutto sommato più soft, ecco, in qualche maniera, mentre invece la prima fase è una fase molto dura, camminare nel deserto, a volte con le scarpe che si sono ormai rotte, a piedi nudi, la sete, e con i tedeschi che, scusate, gli inglesi che li ironizzano su di loro, e quindi c'è questa prima fase. Appunto dal 41 al 43, ovviamente dopo l'8 settembre, questi rimangono prigionieri appunto degli inglesi come nemici, quindi in campi, eccetera. E vengono mandati in India e in Sudafrica, e questo sarà, soprattutto quelli che finiscono in India, per loro sarà un'esperienza piuttosto pesante. Poi abbiamo una seconda ondata, poi sapete che l'esercito italiano verrà supportato dai tedeschi, il famoso Rommel, resistono ancora, appunto c'è ancora, ancora sembra una guerra che sembra anche essere, andare, diciamo, avere risultati positivi, invece c'è una seconda ondata e c'è la prima sconfitta è l'Alamein il 4 novembre del 1942 e poi entro, diciamo, il maggio del 1943 c'è la capitolazione in Africa di italiani e tedeschi e in questa seconda ondata vengono presi 600.000 prigionieri. Quindi, come vedete, noi siamo già 600.000 più 160.000, siamo già sui gli 800, quasi 800.000 prigionieri presi dai, appunto, da quelli che poi diventano gli alleati. E questi 600.000 prigionieri vengono dispersi fra vari paesi, vengono dispersi prima in Africa, poi qualcuno anche finisce fra i francesi sono giustamente adirati con gli italiani e tratteranno in maniera molto dura i nostri prigionieri. Perché voi sapete, dopo il 10 giugno del 1940, il famoso pugno alle spalle, no? Il colpo alle spalle, di cui vengono accusati giustamente gli italiani, ma i francesi, magari quello non giustamente, faranno pagare durissimamente i nostri prigionieri la nostra guerra, appunto, fascista. E qui, ecco, questi prigionieri. Qui c'è una storia di prima e dopo, quindi prima nella parte, diciamo, fino all'8 settembre del 1943, come vi ho detto, naturale, loro sono ancora nemici, quindi campi, ancora, diciamo, trattati come prigionieri nemici, quindi non così fraternamente. Dopo l'8 settembre ci sono dei trattati, cioè il nostro governo cerca anche, il governo Badoglio cerca anche di ottenere la liberazione di questi prigionieri perché tornino in Italia a combattere, ma gli alleati non cedono su questo, soprattutto gli inglesi, Churchill è durissimo su questo, e rimangono, diciamo, prigionieri, fra l'altro sia gli inglesi, soprattutto gli inglesi, pensano di utilizzare questi prigionieri come braccia, diciamo, e quindi non cedono assolutamente, poi non hanno nessuna fiducia nelle capacità militari degli italiani, quindi preferiscono non consegnare questi prigionieri. A questo punto, questi prigionieri, appunto, dopo il settembre del 43, sono messi di fronte alla scelta o di continuare a dirsi fascisti, quindi diciamo leali se vogliamo, alla Repubblica Salò, Mussolini, oppure scegliere di cooperare, diventare cooperanti degli alleati. La maggior parte sceglierà di cooperare,
C'è anche una parte, una minima parte, che si dirà ancora fedele al fascismo. Qui, anche qui, le interviste, le storie, non solo le mie, ma altre, che sono anche, diciamo, ci danno anche un quadro, diciamo, complesso, perché alcuni di quelli che si dicono ancora fedeli, diciamo, al fascismo, sono anche alcuni quelli che non vogliono in qualche modo cedere a quelli che li avevano trattati male fino allora, a quelli contro cui avevano combattuto gli inglesi. Quindi non sempre è, come dire, una forma di fascismo, di convinzione, ma appunto una forma quasi di onore, di rimanere, di dignità, ecco, in qualche modo, anche se ovviamente magari discutibile, ecco, questo è. Poi invece la maggior parte sceglie di cooperare. A quel punto vengono smistati, e una grossa parte vengono smistati anche in Africa. Alcuni vanno in Sudafrica, ad esempio, dove gli inglesi allora sono, diciamo, controllano il Sudafrica, e una parte vengono invece riportati in Inghilterra. E lì in Inghilterra lavoreranno per gli inglesi, e soprattutto verranno usati gli italiani per lavorare in agricoltura, per, diciamo, sostituire i soldati, gli uomini inglesi, che erano tutti quanti, la maggior parte, cioè tutti quanti quelli in età, appunto, di leva, erano militari. Ecco, qui c'è un aspetto importante, perché ovviamente qui loro diventano delle sorti di prigionieri, di lavoratori civili in qualche modo, però sempre prisoner of war, e sempre ovviamente sotto un certo controllo, però potevano girare. Lì c'è anche tutta una storia di fraternizzazione, in parte con la popolazione e anche con le donne. Noi abbiamo anche la guerra, è anche questo, no? E questo è anche fraternizzazione, cioè soldati, a volte nemici o pseudo nemici, come erano i nostri allora, che fraternizzano con le donne, e vengono visti anche malissimo invece, ovviamente, dagli uomini locali, e in alcuni casi vengono stigmatizzate durissimamente. Ecco, qui, quindi qui la condizione dei nostri soldati, dei prigionieri, che hanno appunto cambiato status, sono diventati cooperanti, è estremamente migliore. Però qual è il problema? Che anche questo è dimenticato, e produce questo disagio, questa situazione, diciamo, drammatica al loro ritorno. È che questi soldati sono quelli questi reggi, che arrivano più tardi in Italia. E vi faccio, vi leggo appunto alcuni casi, perché intanto, e qui c'è di nuovo un'altra responsabilità del nostro governo, purtroppo, ecco, proprio quello che diceva Bulgarelli all'inizio: i reduci creavano un problema enorme, no? Un problema enorme, perché non c'era lavoro, c'era una disoccupazione terribile, non si sapeva che fare, come indirizzarli, e si aveva una grande paura, perché ovviamente potevano essere motivo di disordine, no? Motivo di conflitto sociale, come infatti è avvenuto. A Napoli è avvenuto con grande chiarezza e durezza. Ecco, e allora, ecco, questi arrivano molto tardi, perché il governo non si è dato un grande affare per farli tornare, e gli inglesi ne avevano bisogno per continuare a farli lavorare nelle campagne. In particolare, sembra così, adesso dirlo così, ma invece è questo problema: cioè, avevano un problema di raccolto delle patate, che doveva essere, diciamo, continuato dai soldati italiani. Quindi la storia di questi che sono, diciamo, stati presi prigionieri in Africa, è specifica
A parte per le sofferenze che hanno subito anche loro, perché la guerra è stata anche dura per loro, ovviamente l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, ma loro sono quelli che hanno avuto a volte una prigionia più lunga. Allora vi cito dal mio libro, ecco, ad esempio, perché alcuni di loro poi erano già partiti per la guerra d'Africa e non erano tornati a casa perché... finita la leva in Africa, erano stati richiamati direttamente per la guerra del 40, 40, 40, 43, 40, 45. Lorenzo Di Santo, 2011, di leva in Africa nel 35, veniva richiamato nel 1940. Prigioniero nel 1941, tornava il 3 gennaio del 1947. Un altro signore nato nel 1912, partito per l'Africa orientale nel 1935, richiamato nel 1940, fatto prigioniero nel 1943, tornava nel 1947 e potremmo, diciamo, proseguire in questa maniera. Insomma, moltissimi sono questi casi. Ecco, i ritorni, quindi, molti, molti dopo la fine della guerra. Diciamo, la fine di un diario molto interessante, molto bello che abbiamo trovato di un signore che si chiamava Raffaele Danovi, finisce icasticamente con questa frase molto significativa. Tornai a casa mia, giunto dopo 9 anni e mezzo, dall'ottobre 1936 al marzo 1946. Questo era stato prigioniero in Inghilterra. Ecco, sono appunto le storie, queste storie. Questo è significativo perché, come dire, si ritorna a casa dopo una lunga prigionia. Appunto, molti ritornano ancora nel 1947 e gli ultimi a tornare appunto sono dall'Inghilterra, però alcuni anche tornano dall'India ancora molto, molto dopo. Quindi c'è un risentimento verso lo Stato che, verso il paese, l'Italia, che non li ha fatti tornare, li ha tenuti così a lungo lontani e così a lungo appunto. Tutte queste diciamo traversie e poi quando tornano 1947 non trovano lavoro, hanno delle grandissime difficoltà e c'è anche un altro aspetto interessante che alcuni di loro ci raccontano nelle loro storie, hanno raccontato, purtroppo queste storie sono state raccolte alla fine anni 90, metà anni 90, fine anni 90, quindi la maggior parte di questi signori spesso questi signori non ci sono più. Alcuni di loro ci raccontano: siamo tornati nel 47 e avevano già deciso tutto per noi. La Repubblica, oh, c'era stato il referendum, c'erano state le votazioni, quindi anche da questo punto di vista si sentono tagliati fuori e si sentono non riconosciuti, ecco, in qualche modo. Queste quindi sono storie. Anche queste significative e se ci pensate sono poco ricordate. E appunto ci riportano alla condizione di reduci al ritorno dall'Italia. Scusate, guardo l'orologio perché non vorrei essere troppo lunga, i racconti sono estremamente complessi e proprio perché è complessa la storia, la realtà appunto, dei nostri soldati durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui poi abbiamo poi tutto il fronte invece dei Balcani e della Grecia e qui abbiamo ancora
Un'altra storia, noi abbiamo occupato, come sappiamo tutti, i Balcani e la Grecia, quella che Mussolini chiamava la guerra parallela, e avremmo dovuto noi fare una guerra parallela a quella dei tedeschi con le nostre forze, appunto per costruire il nuovo ordine mediterraneo. In realtà, invece, i tedeschi hanno dovuto andare in aiuto delle truppe fasciste che venivano, diciamo che furono sconfitte già, rintuzzate dai greci, no? E poi, vabbè, in questo modo invasero anche la Jugoslavia e la Grecia. E qui abbiamo di nuovo dei soldati che finiscono in contraddizioni enormi, perché nella prima fase, dal 40 al 43, sono circa 600.000 gli uomini che combattono appunto nei Balcani e in Grecia, che diventeranno poi preda dei tedeschi. I nostri militari combattono contro i partigiani, no, in questi territori, combattono duramente, usano anche dei metodi. Gli metodi che usano anche i tedeschi fanno. Intanto noi abbiamo fatto grandissimi bombardamenti dappertutto, e soprattutto in Grecia. In Grecia abbiamo provocato un'enorme carestia nella popolazione, per cui c'è, cioè, una parte della popolazione sono morti anche a causa della carestia, e poi c'è stata una guerra contro i partigiani, dove gli italiani hanno utilizzato dei metodi, hanno perpetrato delle grandissime violenze, hanno fatto delle stragi. Sono famose, sono stragi nei Balcani, ma ci sono stragi famose noi in Italia. Purtroppo gli italiani sono sempre, diciamo, tendono a presentarsi come vittime e mai come perpetratori. Ma noi abbiamo fatto delle stragi, un po' il modello che poi useranno i tedeschi purtroppo in Italia. Magari in misura minore, ma comunque le abbiamo fatte, e quindi soldati italiani uccisi, popolazione, paese distrutto, popolazione sterminata. Questo è esempio, il caso famoso di Domenikon in Grecia, e anche queste sono storie che in Italia vengono dimenticate. Quindi cerco di essere più breve, perché mi rendo conto che la storia è molto lunga. A questo punto, che cosa succede? Che con l'8 settembre i nostri soldati si ritrovano, appunto, si ritrovano con i tedeschi, che erano stati alleati fino ad allora, che diventano improvvisamente amici, nemici, e che come voi sapete, diciamo, da un giorno all'altro cambiano i cannoni di direzione e li sconfiggono. Ecco, qui questa è un'altra storia complicata, perché anche qui c'è un'enorme incapacità della dirigenza dei comandi militari. Quindi c'è anche qui il solito ordine di Badoglio, che è ambiguo e che non prepara i comandi militari, i nostri soldati, a reagire ai tedeschi. Quindi c'è una incapacità e un'impossibilità di reagire. Ci sono anche qui poi delle storie, diciamo, anche di vigliaccheria, di enormi responsabilità, con dei comandanti che anche qui lasciano i militari, abbandonano i soldati, appunto, nei Balcani e in Grecia. Quindi a questo punto i nostri soldati sono, diciamo, in preda dei tedeschi. Quindi una parte di loro verranno, appunto, verranno presi prigionieri dai tedeschi, e qui avranno, e poi bisogna ricordare che la parte dei soldati, delle nostre truppe, che risponderanno, cercheranno di rispondere e di combattere contro i tedeschi, verranno poi, diciamo, barbaramente anche
uccise. Il caso di Cefalonia è uno dei casi drammatici che noi ricordiamo, ma ci sono anche altri casi, l'isola di Kos, di Leros, in cui i nostri soldati, quelli che si erano appunto, avevano cercato di combattere contro i tedeschi, poi presi prigionieri, vengono uccisi, ovviamente contraddicendo qualsiasi legge di guerra. E questo ci sono poi stati processi molto tardi, ma poi anche ultimamente nel dopoguerra. Ecco, quindi questo è un primo fatto. E poi c'è il fatto che una grossa parte, la maggior parte dei prigionieri vengono presi e viene a loro posta la scelta o di combattere accanto ai tedeschi, oppure poi, una volta che sono stati portati, di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Noi sappiamo che la maggior parte dei nostri soldati sceglie di essere presi, di preferisce essere, andare in prigionia, essere preso prigioniero, piuttosto che aderire appunto a combattere con i tedeschi oppure con la Repubblica Sociale Italiana. Qui c'è una grossa questione, nel senso che è chiaro che è una scelta, diciamo in qualche modo, una scelta antifascista, una scelta contro il regime, ma in questo momento, e questo i nostri testimoni che appunto ci raccontano con grande, come dire, no, come dire, senza ideologia, la loro scelta di allora, ci dicono sostanzialmente non avevamo neanche ben chiaro, ma avevamo chiaro che non volevamo più combattere, e avevamo chiaro che non volevamo andare a combattere contro chi probabilmente in quel momento in Italia stava poi combattendo contro i nostri fratelli, contro il nostro paese. E questa è la cosa che ci dicono tutti. Poi non volevamo più fare la guerra, abbiamo preferito essere presi prigionieri. Poi ecco, casomai, probabilmente l'antifascismo avviene dopo. Poi c'è ovviamente anche il fatto che abbiamo già detto, che tutti questi hanno addirittura, acquistano in quel momento la coscienza, l'avevano già probabilmente acquistata nei tempi precedenti, ma in quel momento con grande chiarezza acquistano la coscienza della irresponsabilità della classe dirigente fascista, in primis Mussolini, e anche della incapacità e della irresponsabilità e della poca dignità dei loro comandanti, perché molto spesso si trovano di fronte a dei comandanti che li abbandonano. E casi, ci sono appunto casi significativi. Voi avete una lezione, una conferenza di Maria Teresa Giusti, che nei suoi libri, sui appunto sui libri famosi sul caso della Russia, ma anche sui Balcani, e racconta di queste storie di, diciamo, di responsabilità, di disonore anche, no? Di questi comandi che non sono in grado di reagire. Allora lì che cosa succede? Succede che questi appunto vengono presi prigionieri, qui c'è tutta la storia, diciamo, degli IMI. Questi soldati vengono considerati internati militari perché appunto non sono considerati prigionieri nemici, perché c'è la Repubblica Sociale Italiana, quindi la Repubblica Sociale è ancora alleata del nazismo, dei tedeschi. E quindi questi potrebbero, secondo la concezione dei tedeschi, potrebbero aderire alla Repubblica Sociale, verrebbero liberati. Invece rimangono prigionieri, quindi non sono prigionieri di guerra, ma sono internati militari italiani, e quindi soffrono anche di alcune, appunto, non hanno l'aiuto della Croce Rossa, non hanno una serie di garanzie che vengono date, dovrebbero essere date ai prigionieri di guerra, che poi sappiamo che i tedeschi non a tutti hanno dato queste garanzie, soprattutto ai soldati sovietici, soldati russi, che sono morti in grande maggioranza. Ecco, quindi internati militari italiani. Poi nell'agosto del 1944 questi internati militari vengono trasformati
in decreto, diciamo, di legge, i lavoratori civili, perché ai tedeschi servono braccia per sostituire i loro uomini che sono al fronte. E quindi diventano lavoratori civili, alcuni di loro hanno delle condizioni un po' migliori, altri lavorano in condizioni difficili, però qui cambia, ecco, ricordiamo però che gli ufficiali invece rimangono prigionieri, cioè rimangono, non vengono trasformati in lavoratori civili, quindi la loro storia sarà un po' differente. Adibiti a lavori civili, e qui c'è, nei racconti che ci hanno fatto, ci sono storie anche molto avventurose, ecco, perché qui, essendo lavoratori civili, con ovviamente una serie invece di doveri, di leggi che li bloccano, è chiaro, non possono fraternizzare, non possono andare con le donne, non possono fare, cioè devono ovviamente stare entro certi limiti molto duri, e se oltrepassano questi limiti finiscono condannati, finiscono poi prigionieri veramente, con condizioni durissime, però qui abbiamo storie che vanno oltre la retorica, diciamo, la retorica del partigiano, la retorica perché la retorica che oggi c'è abbastanza molto forte sulla scelta appunto di non aderire alla Repubblica di Salò, che è certamente una scelta importante, ma oggi diciamo è un po' la retorica nasconde poi le storie complesse delle personali, delle esperienze. Quello che mi ha colpito moltissimo raccogliendo queste storie con gli studenti, appunto allora c'era un po' meno questa retorica che c'è oggi sugli internati militari italiani, è la storia appunto di questi uomini che da soldati, diciamo il racconto di chi è stato in Germania si divide esattamente in due. Una prima fase del racconto, poi il racconto orale è sempre molto importante anche da diciamo, analizzare anche come racconto. Una prima fase è, diciamo, quello della vittima, no? Ed è il carro bestiame, il trasporto terribile, l'arrivo nei campi, la prima fame, il freddo, gli aguzzini, i soldati, diciamo, i guardiani dei campi crudeli. Insomma, c'è tutta una prima fase, che è una fase di racconto che è un po' corale, ecco, che sono poi racconti in fondo che in qualche modo sono, io ho detto, un ipertesto, nel senso che sono anche legati a storie che abbiamo visto al cinema, che abbiamo visto tante volte ripetersi. E qui quindi c'è un racconto corale che è simile in qualche modo a tutti quanti, come si è presi, appunto, come vi ho detto, il treno, eccetera, eccetera. L'arrivo terribile, la fame. E poi il racconto, non per tutti, cioè, cambia però con la trasformazione dei lavoratori civili. E qui è come quasi se questi uomini, da appunto vita gente, diventano uomini, come io ho detto, uomini comuni, i quali diciamo cercano di sopravvivere in tutti i modi e riescono diciamo, nelle pieghe di questo sistema così duro e di questo paese che è nemico per tutti gli effetti per loro, a sopravvivere, a trovare i modi di sopravvivenza, e ne fanno una narrazione come quasi un orgoglio, no? Di essere riusciti a sopravvivere, di aver trovato i mezzi per sopravvivere, che sono mezzi di tutti i tipi, insomma, cercare di fornirti, di approvvigionarsi di cibo in tutte le maniere, e anche di fraternizzare con le donne. Questo c'è, no? Tantissimi racconti di questo tipo che non ci saremmo aspettati, perché ovviamente fraternizzare con le donne tedesche non era così semplice, e se si veniva presi si era puniti, ed erano punite anche le donne, tra l'altro questo è interessante. Quindi c'è anche questo aspetto interessante, come se in qualche modo nella guerra poi a volte i rapporti di
diciamo, di fraternizzazione fra uomini e donne, in qualche modo passano i confini, diciamo, del nemico, in qualche modo. E quindi c'è tutto questo racconto, questi racconti che sono poi dei racconti di avventura. Ecco, qui, prima di arrivare finalmente al caso che voi avete studiato, c'è ancora da dire che poi ci sono dei soldati, dei militari, che rimangono nei Balcani, rimangono in Grecia, scappano, non si fanno prendere dai tedeschi, riescono a non farsi prendere. Alcuni sono racconti, pare addirittura quasi incredibili, di alcuni che continuano a scappare tutto il tempo nei Balcani finché non riescono a fuggire, a trovare un modo poi di scappare su qualche barca, su qualche nave. E altri invece, ovviamente, anche lì, ecco le contraddizioni della guerra, la storia dei nostri soldati, si trovano a scappare in un luogo in cui fino al momento prima erano nemici, avevano perpetrato, magari non loro direttamente, ma comunque le nostre truppe avevano perpetrato delle violenze. E quindi si ritrovano a subire poi le vendette di quelli che poi li trovano e quindi i partigiani. Ecco. E alcuni di loro poi aderiscono, scelgono a quel punto di aderire ai partigiani, quindi noi abbiamo anche dei soldati italiani che aderiscono, combattono con i partigiani slavi di Tito e alcuni che vanno anche a combattere con i partigiani in Grecia. La storia di quelli che rimangono in Grecia e combattono con i partigiani in Grecia è una storia più drammatica perché da un certo punto in poi vanno a combattere con i partigiani perché lì c'è anche un contingente, no? Quello il Pinerolo, il cui comandante infatti fa proprio un trattato, diciamo, con i partigiani greci, per cui tutto questo contingente, questa divisione va a combattere insieme i partigiani, però poi lì in Grecia c'è la storia, la guerra civile, una storia drammatica in Grecia e a un certo punto i partigiani greci trasformano questi nostri soldati in prigionieri, anche loro, anche questi vivono poi un momento durissimo. Quindi come vedete sono tutte storie che noi non ricordiamo, che in Italia non si ricordano, e che sono storie estremamente complesse, estremamente ambigue, estremamente contraddittorie, e che appunto nel dopoguerra non potranno, come dire, avere un'unica narrazione, come si usa dire oggi, no? Un unico discorso, e soprattutto assolutamente nessun discorso retorico. Sono tutte storie che poi ognuno si porterà dietro e verranno tramandate poi nei circuiti, diciamo, informali, familiari delle famiglie. Da questo punto di vista, raccogliere storie orali oggi, allora, aveva anche questo ruolo di far emergere queste storie che erano state oscurate nella memoria nazionale e che invece permanevano poi e costruivano anche identità, costruivano poi anche, come dire, interpretazioni politiche, no? Arriviamo ai casi che avete trattato parecchie volte, su cui sapete appunto più di me quasi, sicuramente. Qui abbiamo appunto il caso dei nostri soldati in Russia. Dico subito, e su questo tornerò anche concludendo poi la mia relazione, che io sono rimasta molto colpita dalle storie e dalla differenza, diciamo, fra tutte queste storie, ma la differenza maggiore l'ho proprio vista nelle storie dei reduci dalla Russia. Perché se nelle prime storie, dopo l'8 settembre, l'Africa, soprattutto i cooperanti, che quindi poi hanno potuto, diciamo, agire in qualche modo, ma anche dalla Germania, sono storie
in cui c'è il dramma, c'è la guerra, c'è in alcuni casi ci sono le violenze, perché insomma quelli che sono stati presi dai tedeschi hanno subito sicuramente le violenze, anche quelli che sono stati presi nel 41 dagli inglesi. C'è comunque una possibilità, cioè come se ci fosse anche una possibilità, diciamo, di agire, una possibilità, una qualche di vivere una qualche avventura, insomma, c'è un po', sono storie in cui c'è la violenza, però poi c'è anche l'uomo che cerca di reagire, di sopravvivere, cioè, e trova dei margini di sopravvivenza. Nelle storie della Russia questo margine non c'è. E i racconti sono tutti racconti di morte e di violenza, e di freddo, insomma, un po' quello che si sa. Però la cosa che colpisce è proprio la differenza, è proprio quello che mi ha molto colpito. I racconti che noi abbiamo, diciamo, le storie che abbiamo raccolto sono storie, come per tutte le altre storie, sono soprattutto storie di soldati semplici, non di ufficiali, eccetera. Sono storie di soldati semplici e anche storie e anche diari. Voglio ricordare qua il diario di Francesco Stefanile, che poi ha vinto il premio diaristico di Pieve Santo Stefano e ha dato poi... Cioè, è diventato un libro che si intitola Davai Bistre, Mursia 1999. Perché lo voglio ricordare perché è una storia molto bella. Mi arrivò questo diario, me lo portò una studentessa ed era scritto, cioè era un manoscritto. Mi pare la nuora di questo Francesco Stefanile gliel'aveva poi battuto a macchina. Francesco Stefanile era un fante che è partito, appunto, era di un paese del napoletano e che finisce appunto in Russia ed è finito prigioniero. Finito prigioniero, quindi ci racconta la storia della disfatta, la storia della sconfitta e la storia della prigionia. Quando torna dalla Russia, una famiglia, diciamo, contadina, sono sette fra fratelli e sorelle, e lui aveva fatto le elementari e l'avviamento. Quando torna, viene preso, assunto come casellante sulla Napoli-Salerno, le prime autostrade che ci sono. E scrive questo diario tutte le notti, quando lui fa, diciamo, la notte, lo scrive questo diario in tanti anni, appunto, in queste notti in cui lavora al casello. E questo mi ha sempre colpito, perché immaginiamo oggi, se c'è qualcuno che lavora, a un casello, a un qualsiasi posto e si mette a scrivere questo diario. E poi questo diario mi è stato portato e io l'ho letto ed è un diario bellissimo, ve lo consiglio ancora, perché adesso è appunto un libro. Davai Bistre, Mursia 1999, e quindi no, poi ho conosciuto questo signore e gli ho detto di mandare questo suo diario al Pieve Santo Stefano, dove ogni anno premiano un diario, e ha vinto il premio. Quindi questo mi ha, diciamo, voglio ricordarlo per questo. Ecco, in tutto, come voi sapete meglio di me, sono 200, circa 290.000 uomini. E la cosa che colpisce anche, e qui ovviamente Maria Teresa Giusti l'avrà già fatto notare, perché nei suoi libri lei lo scrive con grande chiarezza, che c'è la percentuale di morti più alta che in tutte, diciamo, le campagne, no? 11.000 caduti, 95.000 dispersi. Questo è un conto terribile, questo fra l'altro. Bisogna ricordare che cosa significava
che cosa ha significato per vedove, figli, fratelli, ricordare, non sapere come era finito il proprio caro, no? E su questo abbiamo anche tanti racconti, no? Di persone che hanno cercato, hanno anche cercato di trovare mezzi, spirito, eccetera, per capire che cosa era successo. Ecco, e quindi abbiamo appunto la Cuneense, ad esempio, con il 90% di morti, cioè cose veramente pazzesche. E poi, come sapete, nel 48 la storia appunto della campagna di Russia diventa diciamo, un combattimento, un conflitto ideologico. E anche lì, un po' come succede anche in questi giorni sulla storia dei confini orientali, molto spesso il conflitto ideologico poi è un conflitto in cui si utilizzano dati, storie, estrapolando, no, usando retoriche, eccetera, e sulla pelle delle persone, perché poi quello che conta è la battaglia ideologica e le persone non, diciamo, la storia delle persone non ha interesse. E qui, appunto, come vi ho detto, appunto, questa battaglia ha nascosto poi moltissime, diciamo, storie vere delle persone. E quello che colpisce è proprio questa durezza dell'esperienza, in cui c'è appunto, c'è solo la morte, c'è solo la battaglia per la sopravvivenza. E una battaglia per la sopravvivenza durissima. Intanto la prigionia. Quello che colpisce è che, secondo me, nella memoria nazionale c'è poco, è che questi soldati, ecco, nella memoria nazionale c'è molto la ritirata, c'è molto la storia della morte nella neve, che pure è una storia raccontata da tutti, che è una realtà tragica e verissima, ma poi c'è la storia di come vengono fatti i prigionieri, che è molto simile, assolutamente simile a quella della cattura da parte dei tedeschi. Sono vagoni blindati, e sono vagoni blindati in cui i prigionieri muoiono per il gelo. Qui appunto nei racconti che abbiamo appunto raccolto, ci sono racconti molto, molto specifici e particolareggiati. Ecco, esempio, qui un racconto, 22 giorni di treno. Il viaggio della morte è terminato. Con quale bilancio? Nel mio vagone a Valuiki sono saliti 80 e adesso ne scendiamo 27. Un'altra testimonianza. Quando ci hanno portato in Russia, nella tradotta eravamo 90 persone. Siamo scesi in 10, tutti congelati. Ogni 3-4 giorni aprivano la porta e domandavano se c'erano morti. Ogni mattina 2-3 morti. Mi ricordo che la sera siamo arrivati là, ci hanno messo in una scuola senza porte e finestre, con la paglia a terra e là dormivamo, eccetera. Ecco, qui appunto. Poi c'è già un primo aspetto, poco ricordato, appunto già questo fatto di averli portati con un treno blindato nel gelo della Russia e poi della Siberia, già è significativo, cioè non è un comportamento che prelude, diciamo, alla morte, nel senso che tu sai benissimo che se fai viaggiare su un treno blindato al gelo
90 persone, una grossa parte di loro non ce la farà, e questo è significativo. E poi nei campi, no? L'arrivo nei campi, e nei campi c'è una prima fase estremamente dura. Il più famoso è il campo di Tambov, non so se qua si pronuncia Tambov, Tambov, che viene appunto raccontato, è stato raccontato anche appunto dagli storici, proprio Maria Teresa Giusti ne parla, ma viene raccontata anche appunto dai nostri testimoni, e appunto diciamo, morti, pidocchi, gente che moriva moltissimo, con grande durezza. Quindi i motivi, ecco perché anche qui c'è stata una discussione su questo, i motivi per cui si moriva erano ovviamente il freddo, la disorganizzazione, ma e quindi, come dire, cioè a volte c'è stata una giustificazione anche da parte, come dire, ovviamente nella discussione ideologica. Le destre dicevano che quelli sono comunisti, ma mangiano i bambini, eccetera, e li hanno fatti morire, e qui c'è ovviamente c'era la polemica anticomunista. Ma dall'altro lato c'era una giustificazione che pure non è una giustificazione, perché come dire, se tu fai stare la gente in queste condizioni a un freddo siberiano, eccetera, lo sai benissimo che muoiono, come la storia dei Gulag, e poi appunto disorganizzazioni, insomma, poi erano considerati. Il problema è che questi erano considerati nemici, e in più qui c'è un'ideologia che appunto i tedeschi avevano l'ideologia razziale, non le gerarchie razziali, e qui abbiamo un'ideologia dei nemici del popolo. Questi, fra l'altro, erano fascisti. Poi effettivamente noi avevamo combattuto una guerra fascista contro di loro, e i nostri soldati erano ancora considerati come tali. Direi anche che c'è un altro aspetto che io sottolineerei: i nostri soldati finiscono nei gulag, cioè negli stessi campi in cui erano finiti gli oppositori del regime, che poi noi sappiamo che essere oppositori del regime comunista, del regime stalinista, bastava essere anche semplicemente considerati possibili nemici del popolo. E poi, appunto, se si finivano intere famiglie, intere comunità che erano considerate possibili nemiche, possibili comunità non fedeli a Stalin, no? Abbiamo interi gruppi etnici che sono stati trasferiti in Siberia, i tatari, altri, anche ceceni allora. E i nostri soldati finiscono in quello stesso sistema, che è un sistema concentrazionario politico, i gulag, no? Ecco, e quindi subiscono le stesse sofferenze che avevano subito gli altri nemici del popolo in questa Siberia immensa e glaciale. Anche per loro cambia un po' diciamo, migliora la loro condizione dopo i patti, dopo l'8 settembre. Anzi, dopo un po', perché vengono a volte trasferiti, ad esempio, verso l'Uzbekistan, perlomeno in condizioni climatiche migliori. Lì c'è un altro elemento che sicuramente, su cui veramente, sicuramente vi sarete soffermati, con le vostre storie e anche con Maria Teresa Giusti, che c'è una, diciamo, nel comunismo, appunto, il sistema sovietico contempla l'idea diciamo, della propaganda, di fare una scuola, diciamo, di antifascismo, di adesione al comunismo fra i prigionieri. E quindi c'è appunto un giornale che viene fatto, l'Alba, e ci sono degli attivisti, quelli che i nostri testimoni chiamano i fuoriusciti,
vanno, si recano appunto in questi campi per cercare appunto di, come dire, di fare, di fare propaganda e di fare aderire questi soldati al sistema sovietico. E qui c'è, questo qui provoca, qui nelle storie nostre vengono raccontati con dovizia di particolare anche molti conflitti poi fra gli stessi reduci, fra gli stessi soldati, fra chi aderisce appunto a queste forme di propaganda e chi invece no, e quindi qui ci sono anche problemi appunto di conflitto e poi anche problemi con i russi o i sovietici che appunto fanno quest'opera di propaganda e ci sono anche punizioni per chi non aderisce e ci sono molti racconti, diciamo, anche da questo punto di vista, che anche questi direi hanno poco spazio nel ricordo della prigionia di Russia. Ecco, questa è la storia, è diciamo l'ultimo gruppo, come dire, di reduci, gruppo, enorme massa, diciamo, di reduci che hanno quest'ultima esperienza. Creo qualche conclusione. Intanto, come avete visto, ecco la cosa molto velocemente, perché sono storie così lunghe, così complesse, ho voluto far vedere, sottolineare, sono queste diversità di esperienze che produrranno poi nel dopoguerra diversità di memorie, diversità di ricordi e anche poi diversità che si trasformeranno poi anche in opzioni politiche, personali, in opposizione o adesione alle nuove ideologie che emergono con la Repubblica. E, diciamo, in tutte queste storie, alcuni elementi che emergono. In tutti, la constatazione di come sono stati mandati in guerra con armi inadeguate e senza risorse. Questo c'è in tutti i racconti, quindi è esperienza, diciamo, comune, dei reduci, no? È questo. E quindi tutto questo porta in tutti al rifiuto della guerra. Cioè questo, tutti hanno vissuto una posizione poi ambigua e difficile, prima alleati, poi nemici, inglesi, francesi, russi, prima nemici e poi pseudo-alleati, non riconosciuti, insomma c'è questa ambiguità, questa estrema contraddizione dei nostri soldati. I racconti poi sono tutti in qualche modo segnati da un momento specifico, che è quello della svolta, no? Che è per alcuni la prigionia 41-42 in Africa, 42 in Russia, quindi la sconfitta, per cui da soldati, da militari, diventano uomini comuni che devono cercare di sopravvivere, no? E quindi rifiuto della guerra, ma il rifiuto della storia militare prima. La lotta per sopravvivere, per alcuni è anche l'avventura, come una sorta, come vi ho detto, di eroe popolare della fiaba, no? Gli eroi popolari della fiaba sono poveri, sono deboli, ma cercano di lottare contro un potente, alla fine poi riescono a vincere, no? In alcuni casi. E allora alcune di queste storie sono di questo tipo. Come vi ho detto, non tutte, ovviamente poi purtroppo non abbiamo le storie di chi è morto, di chi non è sopravvissuto alle violenze di guerra e alla morte in guerra.
quello che colpisce è tutte queste storie, queste grandi differenze, ed è la differenza appunto con quelle della Russia, che sono dominate dal freddo, dal gelo e dalla morte. Penso che con questo chiudo, e forse sono stata anche troppo lunga, e sono qui se volete farmi delle domande, sono disponibile. Grazie per avermi ascoltato così a lungo. Grazie a lei, Gabriella. Grazie per il suo contributo, per questo ampio quadro che ci ha tratteggiato e che ci serviva. La ringrazio molto, quindi, e passo la parola a Raffaello, che gestisce l'arrivo delle domande e che ricorderà a tutti quelli che sono presenti le modalità per accedere a questo insieme di cose. Grazie ancora, professoressa, ma ci salutiamo meglio poi alla fine. Lei ha piacere di rimanere con noi fino ad un'ora prestabilita? Vogliamo dare un termine prima di iniziare? Ma sì, adesso io non ho... 11 meno un quarto. Ma sì, sono 11 e un quarto, 11 e mezza. Va benissimo, ecco, così Raffaello sa muoversi in questo tema. Ok, grazie, io mi zittisco nuovamente. Grazie professoressa. Ricordiamo le modalità solite, prenotatevi nella chat, attivate poi se volete anche la telecamera nel momento in cui parlate e vi mettiamo in fila. Per adesso abbiamo una domanda da parte di Fiorella Borin. Fiorella? Eccomi, ci sono. Buonasera. Salve, buonasera. Buonasera. Grazie professoressa per questo incontro molto interessante e molto utile. Una cosa però non ho capito, nel senso lei ha esposto molto bene tutte le difficoltà di ordine sociale in cui incorsero questi reduci, proprio perché non avendo lavoro erano arrivati, non avevano più casa e quindi erano scomodi. Ma quello che mi interessa di più è sapere in famiglia invece quale fu l'accoglienza, cioè nella comunità intima, non come problema sociale, convinzioni politiche, sensazione di essere scomodi. In famiglia come fu l'accoglienza? Vennero visti come dei miracolati che tornavano finalmente a casa o invece come degli sconfitti, dei vili che si erano arresi, erano scappati? Chissà cosa avevano combinato, perché le testimonianze che ho raccolto io segnalano anche una grandissima solitudine interiore dei reduci a rientro a casa. Ovviamente non tutti andò così male, però visto che lei ha raccolto anche queste testimonianze orali, che secondo me sono fondamentali, perché io sono psicologa, proprio perché con la commozione che traspare da certe rievocazioni si capisce se c'è ancora un dolore presente nel rammentare qual è stata l'accoglienza. Ecco, se ci potesse chiarire questo, le sarei molto grata. Grazie. Sì, ma diciamo molti, sì, ci sono ad esempio un caso che fra l'altro non ho neanche, perché era... La storia era indiretta in qualche modo, cioè non era una testimonianza diretta della persona, ma veniva dalle nipoti, insomma. Ecco, in un caso, ad esempio, abbiamo un caso di un reduce che soffrì molto, era in depressione, questo qui fu in conflitto con la famiglia e quindi poi... provocò poi una sua esclusione dalla famiglia. Ecco, questo me lo ricordo, però è una testimonianza indiretta in qualche modo. Ma altri, quelli che raccontano che sono stati via 10 anni, o non so, tanti anni, per esempio quelli, alcuni casi che io ho citato, questo dal 36 in Africa, torna il 46-47, e alcuni di loro, alcuni non conoscevano i figli, erano nati dei figli e quindi hanno un problema
coi bambini che non li vogliono, che non li riconoscono. E questo è un po' nel ricordo quello che viene detto. Altri fanno il racconto della fidanzata che non li ha aspettati. Ecco, ad esempio, uno lo dice anche ironicamente. E poi altri invece, c'è il racconto invece di, come dire, quasi di questi genitori, che forse quelli più giovani, che quando arrivano ci sono questi genitori che li accolgono, anzi ci sono questi racconti molto forti di arrivi, che loro arrivano vicino al paese, poi dopo già qualcuno comincia a dire che loro stanno arrivando e li aspettano, quindi c'è una specie di miracolo, come dire. Sono molto vari, forse ecco, quelli che erano più giovani c'è più questo aspetto, e quelli che hanno invece erano più grandi, e lì c'è il problema dei bambini, il problema di arrivare e trovare una famiglia che ha sofferto molto e che ha bisogno di aiuto e loro non sono in grado di darlo. Poi ci sono anche altri, ci sono altri casi, ad esempio il caso di uno che ho citato anche nel mio libro sulla guerra, sulla popolazione civile. Questo qui, ad esempio, torna e tutta la famiglia era stata distrutta, era finita sotto le bombe, diciamo, erano morti tutti. E quindi c'è anche questo aspetto che viene, diciamo, che emerge. Quindi direi sì, più questo. Cioè, diciamo, questi vari aspetti. Il miracolo, quelli che trovano appunto la distruzione, questo, la distruzione, questo caso della famiglia, e in altri casi anche la distruzione del paese. Ecco, qui c'è un altro, non so se non tanto l'ho citato qui, questo è più un diario che ho raccolto appunto per il libro sulla guerra totale, questo signore che arriva in uno di questi paesi che stavano sulla linea del Volturno, che è stata bombardata moltissimo perché c'era la linea tedesca e quindi bombardavano gli alleati, torna e trova il paese distrutto. E anche lì è un po' come la famosa storia di Napoli milionaria, no? Di Edoardo De Filippo, che vuol raccontare e nessuno lo vuol stare a sentire in questo paese. Appunto, quando lui arriva gli dicono: vedi, come, vedi quello che abbiamo vissuto. Ed effettivamente avevano vissuto una esperienza drammaticissima, perché una grossa parte della popolazione era anche morta sotto i bombardamenti. Quindi c'è questo aspetto. La ringrazio. Ok, andiamo avanti. Il secondo in lista è Riccardo. Ok, allora. Eccolo qui. Perfetto, dovrei aver attivato tutto. Sì, mi sembra sì. Di sì. Ma dunque, io avrei un paio di domande. Comincio a fare uno, poi la bello se mi lasci, ne faccio altro. Sì, sì. Dunque, lei, professoressa, ci ha detto che in Russia, ha sottolineato perlomeno, che in Russia ci fu conflitto fra reduci in ordine a quelli che avevano aderito ai corsi antifascisti e agli altri. Fenomeni analoghi tra fascisti e antifascisti, scontri interni tra i prigionieri degli altri campi, negli altri stati in cui furono spostati dopo la loro cattura in Africa, eccetera, eccetera, altre tipologie di scontri di questo genere ci sono stati, ne ha avuto conoscenza, sono ribaditi? Sì, diciamo, non nei racconti, perché appunto qui si tratta ovviamente di racconti, bisogna ovviamente tenere presente questo. Sulla Germania no, perché a quel punto la maggior parte di loro avevano
non avevano aderito. E i racconti di quelli che parlano di compagni che hanno aderito sono abbastanza miti, perché poi questi decidevano, poi partivano e quindi non si vedevano più. E sono anche giustificazionisti, no? Ad esempio, tutti i nostri intervistati sono meridionali e dicono: eh beh, quelli erano, che magari non è così, perché poi ovviamente c'è un'interpretazione, noi dobbiamo anche interpretare la storia orale. Dicono: beh, erano settentrionali, pensavano che tornavano a casa perché la Repubblica di Salò e quindi gli conveniva, perciò hanno aderito. Cioè, abbastanza miti come giustificazionisti in qualche modo. Poi quelli partivano, quindi non li vedevano più. Qualche, diciamo, invece segno, no, anche racconto di conflitto c'è sull'Africa, quello sì. Cioè, quando a un certo punto cominciano a chiedere chi vuole cooperare e chi no, cominciano a dividerli gli inglesi. E quindi quelli che non cooperano continuano a trattarli piuttosto con maggior durezza, quindi fanno i campi, diciamo, col filo spinato, li chiudono lì, e gli altri invece, diciamo, hanno una relativa maggiore libertà. A quel punto chi sceglie di, come dire, in quel momento mantenere fede al fascismo, diciamo, accusa gli altri di essere degli ignavi, di non avere dignità, eccetera. Quegli altri accusano gli altri, insomma, lì emergono un minimo di conflitti. Però poi vengono divisi anche loro, perché i cooperanti partono. Vanno, chi va in Africa, chi va in Sudafrica, insomma, e quindi quelli che rimangono fedeli al regime rimarranno o nei campi, appunto, in Kenya, in Africa, oppure vengono addirittura mandati in India e subiranno anche una prigionia piuttosto dura, insomma, ecco, più. E quindi anche lì finisce. Invece quello che si capisce, anche lì sono appunto questi, nel libro di Stefanile, che poi Stefanile io l'ho pure conosciuto, non era uno che era diventato per questa sua esperienza di destra, anzi il padre era un socialista, cioè quindi lui non, però lui invece nel suo libro parla duramente di questo scontro con quelli che avevano aderito. Perché li considerava, intanto perché scrive nel libro, ovviamente, poi è chiaro, queste sono come dire, esperienze, sono anche interpretazioni, ma lui dice che nel suo libro questi secondo lui molti erano opportunisti, ecco, quindi poi ovviamente queste sono accuse, critiche, che opportunisti, perché volevano sfruttare, diciamo, poi aderendo a queste scuole, aderendo alla propaganda, e poi avevano dei vantaggi. E lui invece, appunto, dice che non quando racconta anche nel suo libro, appunto, di quando gli fecero, perché usavano, no? I sovietici usavano, i comunisti usavano far fare una specie di biografia, no? Di autobiografia alle persone. Lui fa questa autobiografia raccontando la sua vita e poi, appunto, poi anche dei momenti in cui, come dire, adesso si ribella, non accetta di dire quello che loro vorrebbero fargli dire, ecco, in qualche modo, cioè, e questo, anche lui, una specie di dignità, senza nessuna, anche soprattutto nel caso di Stefanile, non c'è una difesa del fascismo o una difesa, appunto, della guerra fascista, cioè, no, per niente, però c'è il fatto di non sopportare questa imposizione, ecco, questo direi, e di vedere in quelli che invece
come dire, aderiscono e quindi poi, secondo lui, fanno delazioni, fanno spie, eccetera. E quindi lì c'è un conflitto, e il conflitto ovviamente, cioè, dura più a lungo perché poi rimangono lì. Rimangono, quindi non è che vengono spostati, e allora il conflitto è più duraturo, probabilmente. Grazie. Va bene, Riccardo, puoi anche proseguire, abbiamo sì. altre domande? Allora, prosegui. Ne ho un'altra, che è questa. E nei racconti che voi avete raccolto, di questo uomo nuovo che il fascismo avrebbe dovuto costruire attraverso tutta l'impalcatura che mise in piedi nei confronti della gioventù, emerge qualche traccia e qualche, come dire, metabolizzazione, qualche riflessione, chiedo scusa, o nulla, o non c'è nulla del primo? Poco. Poco, però questo ovviamente è la storia, è la memoria, e questo è chiaro, no? Cioè, questo è proprio perché, per questa condizione, secondo me, almeno questa è la mia interpretazione, questi racconti, intanto, nei racconti c'è pochissimo la guerra combattuta, tranne che appunto il fatto che mancavano le armi, gli indumenti non erano appropriati, questo ce lo raccontano sia i soldati, sia i reduci della Russia che i reduci dell'Africa, ad esempio, no? Quindi, però, ecco, ad esempio c'è molto poco, sia sul, sì, qualcuno lo racconta, ma pochi, la violenza che gli stessi soldati hanno fatto ai nemici, alle popolazioni nemiche, soprattutto nel caso dei Balcani, sia poco sulla guerra guerreggiata. Quindi è come se la disfatta, il momento della svolta, sia poi quello, e il momento della cattura, sia quello che segna la memoria. Ecco, ovviamente la storia poi è diversa, ma la memoria è segnata da quello, direi soprattutto. E questo ovviamente è significativo della memoria poi della guerra in Italia. Insomma, anche queste esperienze fanno parte poi di questa memoria, chiamiamola collettiva, di questa appunto che la guerra prima è poco ricordata. Quindi c'è poco, sono accenni, ma non sono, sono accenni molto sfumati, brevi, molto brevi, sfumati, sul fatto che appunto erano partiti, alcuni lo dicono, convinti del regime, e poi c'è qualche intervista appunto che sono poche, ma che abbiamo fatto appunto, soprattutto nel caso dell'Africa, di qualcuno che dice che sono rimasti appunto fedeli al regime, al regime, insomma, fedeli all'idea, e hanno fatto poi, uno di questi mi pare ha fatto la prigionia proprio in India, e quando torna ha uno shock, perché nessuno più, cioè tutti gli dicono, vabbè, ma che ti credi, qui è cambiato tutto, e ecco lui, ma è un, per il resto no, non ci sono molte. Direi più, questo appunto, non in questa, nella ricerca sui reduci, ma nelle ricerche sulla guerra o sul fascismo, c'è più questa storia del fascismo e della militarizzazione delle scuole, emerge molto nel racconto dei bambini di allora, di quelli che avevano, non so, facevano le elementari, l'avviamento, le medie, insomma, quelli raccontano appunto di questo ruolo che avevano le scuole, della divisa, il balilla, tutte queste cose che erano, perché ovviamente erano un ricordo di bambini. Per questi qua appunto c'è poco, ma è un problema di memoria. Cioè, se voluto, cioè, quello che è stato vissuto dopo è stato così forte e così contraddittorio con quello che si era vissuto prima e per cui si era partiti, che è chiaro che
E questo è stato lasciato poi, è stato abbandonato, diciamo, nel profondo, non nella memoria. Grazie, grazie. Ti rendo la parola, Raffaello. Sì, c'è Osvaldo che si è prenotato. Osvaldo, l'ho visto un attimo fa e adesso torna. Eccolo qui. Eccomi qua. Vedi? Ciao Osvaldo, buonasera. Ciao, buonasera. Io innanzitutto voglio ringraziare, buonasera, voglio ringraziare la professoressa per un intervento molto interessante su un tema che mi appassiona da sempre. E io volevo fare una riflessione sul discorso dei prigionieri, leggendole, e cosa hanno scritto due storici inglesi che hanno scritto un libro nel 2002, purtroppo non è stato ancora pubblicato in Italia. Gli storici sono Bob Moore e Kent Federovich, che hanno scritto un libro, The British Empire and its Italian Prisoners of War, 1940-47, ed è stato pubblicato a Londra nel 2002. È completamente dedicato allo studio dei nostri prigionieri di guerra catturati dai britannici. Loro concludono il loro studio con questo commento finale. L'ironia finale è forse che, nonostante il loro numero, la loro storia, si riferiscono appunto ai prigionieri italiani in mano in Britannia, la loro storia rimase taciuta ed ignorata negli anni dopo il 45. La ricostruzione politica ed economica dell'Italia come democrazia occidentale e partner europeo della NATO significò che il passato fascista e la guerra contro gli alleati occidentali furono convenientemente dimenticati. Solo i loro compagni scomparsi o fatti prigionieri combattendo sul fronte orientale fornirono l'immagine che lo Stato italiano del dopoguerra volle rappresentare al mondo durante il periodo della guerra fredda. Questo caso di memoria nazionale selettiva può essere stato molto utile agli interessi dell'Italia del dopoguerra, ma allo stesso modo servì ad emarginare l'esperienza di tantissimi suoi soldati durante la guerra. Questo lo scrivono gli inglesi, non lo dicono gli italiani. Io sono perfettamente d'accordo con questo commento finale, non so cosa ne pensa lei. Ma, d'accordissimo. Ho scritto le stesse cose. Sì, penso. E allora, diciamo sì. Così, chi vuol capire voluto, capisce, chi vuol nascondere... fare come lo struzzo, nascondere la testa e continui pure. Sì. Ecco, partendo da queste conclusioni che condividiamo entrambi, io nel mio, diciamo così, studio, fra virgolette, così eccetera, mi sono reso conto che la prigionia degli italiani durante la Seconda Guerra Mondiale è stata peggio, bruttissima, nei paesi che avevano la guerra in casa e avevano il problema della fame. Mi riferisco alla Russia. Ricordiamoci i 900 giorni di Leningrado, che prima si mangiavano lì fra loro i russi a Leningrado, poi magari anche nei campi di prigionieri italiani e la fame. Ricordiamoci anche questo. Mentre è stata, e li chiamavano i prigionieri in paradiso negli Stati Uniti, perché non hanno avuto la guerra in casa. Un motivo. Secondo, non hanno mai combattuto gli italiani, gli Stati Uniti. Solamente in Tunisia, qualche giornata, quando gli italiani sono resi. Cioè non si sono mai scontrati. Secondo l'Australia. L'Australia non hanno mai avuto la guerra in casa, a parte il bombardamento di Darwin da parte dei giapponesi. Però loro, gli australiani, hanno combattuto contro gli italiani in Nord Africa. È stata un pochettino peggio degli Stati Uniti, ma anche lì è stata una signora prigioniera. Così di seguito, in Sudafrica, anche lì non è stata una cattiva prigionia. In Kenya, parte l'India, per arrivare l'Inghilterra, invece c'aveva la guerra in casa. C'aveva i bombardamenti, ha combattuto con gli italiani, contro gli italiani. Arrivavano i francesi, che se non sono a livello dei russi ci sono quasi.
perché non ci hanno mai perdonato la coltellata alle spalle che gli abbiamo dato quando gli abbiamo invasi, che stavano rifirmando la pace con i tedeschi. Ecco, allora, le condizioni di prigionia, secondo me, vanno paragonate anche a questi fatti qua, a queste cose qua. Chi ci ha avuto la guerra in casa, chi ha combattuto contro gli italiani e chi faceva fame nera. E Russia era fame nera. Il fatto che poi, appunto, quel libro lì è interessantissimo che non ho dato prima, perché mi ha aperto un mondo che io non lo conoscevo, perché io, diciamo, ero convinto della vulgata delle scuole antifasciste che c'erano solo in Russia, che avevano collaborato. Non è vero. Non è vero. Le scuole antifasciste c'erano anche in Egitto e subito dopo la sconfitta dell'armata di Graziani non hanno aspettato gli inglesi a El Alamein ad aprire le scuole di antifascismo al Cairo. E lì c'erano anche i fuoriusciti. Non erano solo i russi i fuoriusciti, solo che lì non erano gli comunisti. Erano cattolici del Partito d'Azione o socialisti come Paolo Vittorelli, che poi nel dopoguerra diventò anche un grande giornalista, esponente del Partito Socialista Italiano. I giornali che misero su loro, il Corriere d'Oriente, il Giornale d'Italia, tutte queste cose sembra che siano successe solo in Russia con l'Alba, eccetera, eccetera. Andando ancora, spingendomi ancora un pochettino lì più in là, ci vogliamo ricordare cosa hanno fatto gli inglesi prima del 43. Non mi risulta mai che i russi abbiano utilizzato soldati italiani come co-belligeranti a costruire opere di fortificazioni militari. Gli inglesi prima del 43, 41, 42 hanno utilizzato prigionieri di guerra italiani a costruire la Churchill Barrier alle isole Orkney, a nord della Scozia. Tutte quelle isolette per impedire l'ingresso dei sommergibili tedeschi, perché hanno già fatto fuori mezza flotta nel 40 quando erano riusciti a affilarsi. Questo, ma questo qui non si sa, non viene taciuto. I russi non hanno mai utilizzato i nostri prigionieri per opere militari. Le opere militari sono proibite dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sui trattamento dei prigionieri di guerra. E questo qui si è sempre taciuto. I famosi indulti che alcuni dicono che coloro che frequentavano la scuola di antifascismo in Russia insultavano, facevano le spie con coloro che invece sono rimasti di fedeli, sono successi in tutti i campi di concentramento, a partire da quelli americani, inglesi, tutti. Addirittura in Africa e in India c'era il cosiddetto cappotto. I cappotto erano dei gruppi di prigionieri fascisti, di notte buttavano una coperta sopra un prigioniero antifascista, lo caricavano di botte e lo lasciavano mezzo morto per terra. E gli Stati Uniti ci sono stati degli assassinati da parte dei gruppi fascisti. Di questo non se ne parla. Agli inglesi faceva comodo che in India e in Kenya facessero il cappotto. Perché? Perché il comando dei campi lo lasciavano ai fascisti, perché dal punto di vista disciplinare loro evidentemente se ne intendevano, perciò erano tranquilli. E non voglio spingermi oltre, professoressa, ma è un mondo che non so quanti conoscono questa realtà. Perché noi, come hanno detto Moore e Fedorovic, per interessi del nostro paese abbiamo nascosto per tanti anni, ma non le sembra che sarebbe giunto il momento di scoperchiarlo questo completamente, questa pentola, perché per quello che si possa interessare, vedo che ormai, insomma, non è che sia questo il mio problema che si stia dallando l'anima, perché sono argomenti di nicchia, chiamiamoli così. Però se un giorno qualcuno volesse decidersi finalmente a insegnare la storia come deve essere insegnata, non solo nelle scuole, dovrebbe tenere in considerazione anche questi fatti. La ringrazio ancora per il suo intervento. Buona serata. Grazie a lei, aveva fatto un intervento anche lei, quindi benissimo. No, io alcuni particolari che lei cita non li conosco, quindi non potrei dire. Mi sembra diverso l'ideologia che c'è, diciamo, che ci può essere stata nei campi in Russia, ma non lo so. Poi questi da quella che ci poteva essere
nei campi in Inghilterra. Però bisogna tenere conto che quello di cui ho parlato, che è sempre memoria e interpretazione, quindi è come i reduci hanno interpretato quel momento. Non è affatto detto che fosse esattamente così, però loro lo hanno interpretato in questa maniera. Questo è un po' quello. Sul fatto del dopoguerra e del fatto che di tutto questo non si sia parlato, questo io sono d'accordo, cioè nel dopoguerra, e poi quello che dicono gli storici inglesi è giustissimo, cioè l'Italia doveva dimenticare di aver fatto la guerra dal 40 al 43 insieme ai tedeschi contro gli inglesi, contro gli americani, contro di aver fatto appunto, dato la pugnalata alle spalle ai francesi. E per fare questo, diciamo, tutta la parte, tutta la, come dire, quello che concerneva quella parte di quella guerra, quindi le sconfitte, i prigionieri, la violenza che noi abbiamo perpetrato, ma se vogliamo anche la storia dell'Italia, con la popolazione civile. Che ha sofferto appunto dal 40 al 43 a causa di questa guerra, i bombardamenti e poi l'occupazione, poi le stragi, eccetera. E questo era meglio dimenticarlo. E c'è ovviamente, c'è stata quella che ha coperto un po' tutto questo, è stata la retorica della resistenza. Giusta, per carità, perché era giusto. Come dire, mettere al centro la resistenza, perché era la resistenza contro la Repubblica di Salò, era la resistenza contro i tedeschi, e quindi si utilizzava la resistenza per dire, cosa che era in parte vera, ma in parte no, per dire che tutti che gli italiani avevano combattuto contro il fascismo, che avevano combattuto a fianco degli alleati. E che quindi, come dire, un po' come se il fascismo, fosse stato un'imposizione, no, al popolo italiano e che poi appena aveva potuto si era ribellato, aveva combattuto. E questo era, e poi oltre a questo, e questo era, e poi è stato usato per i trattati di pace, ma inutilmente, insomma, dire che la resistenza era stata importante perché aveva, diciamo, contribuito insieme all'esercito, alle truppe alleate, alla liberazione del nostro paese. E quindi questo discorso, che si capisce che è anche giusto, però ovviamente ha coperto tutta la complicazione, la situazione dei nostri, dei reduci e poi anche ha oscurato quello che era stata la nostra guerra dal 40 al 43. La ringrazio. Ok, procediamo abbastanza speditamente. C'era Duilio che voleva fare una domanda. Duilio, eccolo Sì, qui. Salve, buonasera. buonasera professoressa, la Buonasera. ringrazio per il bell'intervento, è molto, diciamo, pieno di contenuti. Quello che mi interessa sapere è se dalla vostra ricerca è stata fatta una catalogazione, diciamo, di queste interviste orali per classe sociale, per esempio, e anche per distribuzione territoriale, diciamo, di questi reduci, no? Perché a me interesserebbe sapere quanto poi l'ideologia interseca queste situazioni, cioè quanto l'ideologia interseca le popolazioni urbane, quanto l'ideologia interseca invece le popolazioni rurali, per esempio. Ecco, questo mi interesserebbe sapere se voi avete fatto questa distinzione e se, oppure se nasce questa distinzione dall'esame delle memorie orali che voi avete raccolto. Grazie. Diciamo subito che sono memoria orale e storia orale e quindi non, diciamo, una catalogazione vera,
come dire, statistica non si può fare perché il campione non c'è, insomma, ecco, non è un campione. Si possono trarre delle riflessioni, ecco, come sempre parliamo di storia orale, noi facciamo delle riflessioni e teniamo sempre presente che siamo di fronte a storie uniche. Quello che è, diciamo, interessante emerge da queste storie, appunto, sono ancora state raccolte negli anni 90, non c'è ancora, ad esempio, molto la retorica sugli IMI in quegli anni, è seguente, quindi questo era interessante. E quindi queste storie sono pochissimo segnate dall'ideologia. Proprio pochissimo. Questo è l'aspetto interessante che mi ha fatto anche, me le ha fatte ritirare fuori in qualche modo. Perché in questi anni invece ho sentito tante storie molto ideologiche e mi ricordavo questi racconti, appunto raccolti, mi scuso la cacofonia, raccolti con gli studenti che non lo erano, cioè prevaleva l'esperienza e anche quando c'è un racconto, appunto, ad esempio della scelta, c'è anche uno di questi racconti, per caso, perché appunto non possiamo fare un fatto statistico, è un soldato che si trova in Piemonte e non riesce a scappare e finisce partigiano in una delle valli del Cuneese. E il racconto è molto bello perché è molto poco ideologico, cioè lui proprio fa il racconto di uno che non sa che fare, sta sbandato, non sa dove finire, le prova un po' tutte, viene aiutato da un parroco, scappa una famiglia di contadini che l'aiuta, alla fine ci sono i tedeschi che cercano, lui e poi anche altri due, perché poi un altro, nei racconti sono molto forti sempre gli aspetti regionali. Cioè c'è ancora un'Italia, forse anche adesso, è ancora un'Italia in cui ci sono i napoletani, ci sono i toscani, ci sono i piemontesi, e quando si ritrovano da qualche parte subito, se c'è un napoletano, ci si avvicina, ci si aiuta, e lo stesso capita agli altri piemontesi. Allora lui trova altri due amici napoletani, che facciamo, che non facciamo, alla fine decidono di andare coi partigiani. E non è che poi non è fiero di questo, cioè uno di quelli che tornano e vota Repubblica, no? Cioè, insomma, non è che questa esperienza, è un'esperienza che lo ha segnato, però lui ce la racconta proprio senza ideologia e in questo senso ci fa anche un po', ci avvicina a un'esperienza che appunto era poco in quel momento segnata dall'ideologia. Erano pochi gli italiani che già erano antifascisti, eccetera. Quindi io, diciamo, ho ritirato fuori queste storie proprio per questo, perché mi sembravano interessanti proprio da questo punto di vista. Ecco, questo è un caso, il caso che abbiamo del partigiano. Ecco, poi c'è anche un altro che finisce partigiano invece nei Balcani, ci sono anche altri casi, ma questo qui è interessante perché proprio ce lo racconta proprio molto bene questo aspetto, e quindi questo è un po' sull'adesione questi qui, appunto, secondo me lì c'è proprio la guerra, insomma. Poi ci sono alcuni che, ma sono rari, perché poi ovviamente sono quelli che meno poi vogliono, diciamo, fanno le interviste, i testimoni, no? Quelli che ancora, ce n'è uno che abbiamo intervistato che era fascista ed è rimasto fascista, ma in genere quelli non erano propensi a non dare delle interviste, quindi anche qui il campione non è valido, però ci danno ci suggeriscono delle riflessioni. Poi sul fatto dell'ideologia e del fascismo, lì appunto c'è, ecco, questo è, diciamo, una storia complessa,
per quel che ho capito, perché ho raccolto molte altre storie, appunto, non solo di reduci, lì c'è da parte delle classi popolari, quelle più, diciamo, meno, ecco, meno acculturate, c'è soprattutto nelle campagne, ma anche in città, anche a Napoli, uno non se lo immaginerebbe. C'è, come dire, una minore adesione, una specie di afascismo, chiamiamolo così, nel senso che appunto, ad esempio, ci sono tantissime storie di bambini che venivano messi dietro perché non potevano sfilare perché non avevano il vestito e la mamma non glielo faceva la divisa perché erano troppo poveri. Questa è una storia anche un po' mitica, probabilmente, però la raccontano in molti. E direi un po' questo è un po' l'aspetto interessante che appunto non viene tanto da queste storie ma da altre. Ad esempio io nel libro Guerra Totale faccio il caso di un paese vicino a Napoli dove sono stati internati più di 40 ebrei napoletani, se questo internamento civile, no? E questi ovviamente vengono avvisati che non devono parlare con loro, e invece questi qui poi si trovano tanto bene che fanno arrivare le famiglie, cioè insomma, allora lì non è che io ne faccio un fatto eroico, eccetera, però è che la gente, come dire, questa ideologia non gli era entrata tanto in testa, ecco. Questo è, ad esempio, anche quello è un caso interessante. Questo è un po', poi fare una statistica, questo no, però tante storie raccolte sia in zona urbana che in zona rurale mi hanno fatto un po' pensare questo, ecco, i più acculturati erano più ideologizzati o in un senso o in un altro, quelli che diciamo erano andati a scuola molto poco lo erano in qualche modo di meno. La ringrazio, professoressa. Ok, abbiamo un'altra domanda, Tamara, se ci sente, eccola qui. Salve, buonasera. 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 Prego. Prego. Intanto grazie per questa giornata, sono curiosissima. Io le sto leggendo pian piano tutte queste autobiografie e ho letto anche quella di Stefani, oltretutto la fortuna di averlo trovato nell'usato, autografato, anche se la dedica non è per me, l'ho trovata una cosa carina. E mi è sembrato che l'approccio sia molto diverso, cioè nel senso ci sono persone che si sono dedicate di più a voler descrivere anche in pochi giorni e persone invece che hanno esteso il loro racconto a un tempo molto più vasto, quindi dalla partenza addirittura dalla Jugoslavia fino a poi la cattura del campo di concentramento, come può essere esempio Quinta Valle piuttosto che altri casi o Ettore Sacco. Molto dipende dalla data in cui è stato scritto il diario e anche dal fatto che sia stato scritto subito oppure postumo. Sì. Mi ha incuriosito un aspetto che queste persone a un certo punto si incontrano. All'inizio prediligevo libri che riguardassero, diciamo, la fase finale, quindi dalla ritirata fino alla cattura e quant'altro. Poi a un certo punto ho iniziato a guardare le cose da un altro punto di vista e mi sono accorta che queste persone si sono conosciute. E mentre nei primi diari questa cosa non emerge, perché magari, o comunque emerge, ma forse c'era una sorta di pudore, e per cui i nomi delle persone che apparivano nei racconti non venivano espressi, o non venivano espressi, oppure venivano indicati soltanto con le iniziali puntate. Però a un certo punto queste persone sono diventate riconoscibili, perché le persone che hanno scritto dopo i diari a un certo punto hanno scritto i nomi per esteso, hanno descritto delle situazioni dove effettivamente emerge il fatto che queste persone sono presenti nello stesso luogo, nello stesso tempo, e quindi si capisce che in effetti erano insieme là. E hanno una lettura della realtà completamente diversa, come può essere quella di Gherardini e di Franzini, che si trovano a un certo punto da Odessa in poi ad essere insieme nello stesso percorso. Mi chiedevo, c'è stato un tentativo di ritrovare queste persone, cioè di rilegarle, di ritrovare queste persone nei diari e a un certo punto di ricostruire? Io sto provando a metterli insieme, cioè ad associare i diari che hanno dove a un certo punto le persone tra di loro hanno un punto di contatto.
perché poi ci sono anche dei fatti curiosi, nel senso che all'inizio magari chiaramente sono libri molto drammatici, anzi c'è tutta una fase descrittiva che è la fase dell'arrivo, che ha un'apertura anche verso la cultura della Russia e quindi diciamo quello che è l'ambiente, quella che è la lingua, insomma tutti gli aspetti che riguardano il territorio. Poi pian piano, poi c'è la fase della ritirata, del dolore, e poi in qualche caso appunto della prigionia, però a un certo punto questa prigionia si trasforma probabilmente nella fase appunto in cui rimangono anche forse soltanto gli ufficiali, quindi nei casi dove si estende per un periodo più lungo. A un certo punto ci sono anche dei momenti goliardici dentro questi campi. Cioè questa propaganda, questo rapporto tra fascisti e antifascisti non è così forte, per come l'ho letta io, dal punto di vista ideologico, ma è una cosa molto più sottile e è forse più legata alla quotidianità, alla sopravvivenza. E poi ci sono dei momenti proprio molto curiosi anche. Cioè ci sono dei libri come ad esempio quello di Silva in cui mi sono trovata a sorridere, perché sono dei libri che comunque riescono ci sono dei tratti ironici, tragicomici, che emergono fortemente, quindi non sempre è un dolore forte come quello di Gherardini, qualche volta c'è una lettura della realtà un po' diversa, appunto. Insomma, volevo capire appunto se c'è stato un tentativo di accomunare queste persone che a un certo punto si ritrovano, perché qualche volta a me sta sembrando di conoscerli, perché me li sto ritrovando negli altri libri e mi accorgo che si parla della stessa persona anche se quando non viene, anche quando non viene appunto citato espressamente. Ecco, se qualcuno ha tentato questa strada. Io sappia no, nei casi nostri, nei casi miei non c'è stato questo, perché poi non era possibile, insomma. E poi quando io ho ricostruito queste storie, che appunto come ho scritto erano diciamo in un cassetto praticamente, cioè erano state raccolte molti anni prima, non ho avuto la possibilità di collegare queste persone, cioè quindi questo era impossibile. Quindi non lo so, certamente. Questo è interessante, che dice lei da che punto di vista è interessante. È interessante vedere come la stessa esperienza poi è rivissuta. E allora questo è chiaramente poi, come dire, ci aiuta a capire la soggettività e come si costruisce, no? E come poi, e questo lei ha detto molto giustamente, bisogna vedere... Le testimonianze orali le abbiamo raccolte dopo molti anni che l'esperienza c'è stata, quindi anche lì noi dobbiamo, adesso io non ho potuto in una lezione, diciamo in una conferenza di un'ora e un poco di più, parlare di questi aspetti, però è chiaro che noi raccogliamo queste storie tanti anni dopo che l'esperienza è stata vissuta, quindi noi dobbiamo tenere conto di che cosa è capitato in tutti questi anni e come la memoria ha rivissuto tutto questo. E lì c'è sia l'esperienza personale, la storia personale, sia poi la storia, diciamo, dell'Italia in tutti quegli anni, no? Dal 45 in poi. Quindi di questo ovviamente dobbiamo tenere conto. E quindi, come abbiamo già detto, la memoria ricostruita dopo molti anni nasconde delle cose, ne fa emergere altre. Ecco, quindi ad esempio, soprattutto nasconde il periodo, diciamo, la partenza, il periodo della guerra, eccetera, la prima parte. Per i diari lei ha ragione, bisogna vedere i diari quando sono stati scritti alla stessa maniera. Stefanile scrive, dice, quindi lei ha trovato il diario, di averlo scritto subito dopo essere tornato, però certamente c'è una rielaborazione, è chiaro che c'è una rielaborazione, perché lui lo scrive ripensando, no, a quello che ha vissuto. E invece poi ci sono dei diari scritti sul momento, e questi sono appunto poi sono molto diversi da un diario ricostruito prima, e quindi ovviamente il confronto ci può dire molte cose.
Come ci possono dire molte cose, e qui mi riallaccio anche alle cose che dicevamo prima, poi un'analisi che sia soggettiva, individuale, che sia anche sociale delle persone che ci raccontano questi fatti. Non so se... Grazie, sì sì, grazie, ho capito. Bene, io anche se non è molto elegante mi do un attimo la parola da solo, intanto le porto il saluto di chi ci lascia, che la ringrazia molto, e poi volevo dire giusto due cose al volo. La prima è che mi è capitato nel corso degli anni di mettere da parte molte note fiduciarie che si trovano all'Archivio Centrale dello Stato, nella divisione Polizia Politica, e ci sono relazioni che fanno anche abbastanza accapponare la pelle su quello che succedeva sul cosiddetto fronte interno, nel momento in cui iniziavano i bombardamenti in maniera più frequente, venivano toccate le maggiori città. E in particolare nell'autunno del 42, glielo dico perché ho sentito lei nell'introduzione ha parlato molto dei bombardamenti e di quel tipo di situazione, anche di Napoli e di Caserta. Nel momento in cui iniziavano a farsi frequenti i bombardamenti su Milano nell'autunno del 42, si registravano queste note fiduciarie, la Vox Populi, che era sempre più insofferente nei confronti del regime, quindi che veniva identificato in pratica con Roma, con i ministeri, eccetera, e addirittura in una nota fiduciaria il fiduciario scrive semplicemente 4-5 parole e dice: a Milano augura un'incursione aerea su Roma, semplicemente questo era quello che provavano in quel momento. E un'altra invece, che è anche questa abbastanza curiosa, una nota fiduciaria che viene da Napoli, 4 ottobre 1941, e questo fiduciario scrive: si apprende da Caserta che la sera del 3 ottobre soldati tedeschi montati su un camion giravano per la città elargendo pane ai popolani, da cui le preoccupazioni delle autorità politiche locali per il fatto che probabilmente in questo caso qui, per iniziativa di alcuni singoli, erano i tedeschi a prendersi cura per certi versi della popolazione. Queste erano più una curiosità che altro. Quello che volevo chiedere io è questo. Io ho presente il suo libro, l'ho letto diversi anni fa, e quindi ci sono cose che non mi ricordo ovviamente. Mi chiedevo questo. Sì, è vero, facendo, diciamo così, una storia dal basso, l'ideologia rimane un po' sullo sfondo e in certi casi è palesemente assente, questo sì. Però mi chiedevo, e le esperienze dei reduci sono veramente frammentate a un quadro molto ampio, molto variegato. Mi chiedevo questo però, non è per certi versi un'esperienza politica e accomunante quella di aver saltato a piè pari l'esperienza della resistenza? L'esperienza del cambio di campo e del rivolgimento di fronte, diciamo così, e della resistenza, lo dico anche per un motivo molto semplice, perché la memoria dei reduci di Ustia che hanno fatto semplicemente la ritirata, o che non l'hanno fatta anche, che sono tornati comunque prima, nel 43, e la memoria di chi invece ha fatto la prigionia in terra sovietica è molto diversa, cioè sono due esperienze completamente diverse, di persone che sono tornate a casa con un complesso di sentimenti tendenzialmente diverso, molto diverso, perché nel secondo gruppo, dove surrettiziamente si accomunava l'URSS al socialcomunismo e quindi alla resistenza, con un doppio passaggio surrettizio, diciamo, i sentimenti che queste persone hanno sviluppato in seguito anche nei confronti della resistenza, della retorica della resistenza e per certi versi quindi della Repubblica nata dalla resistenza, erano spesso ambigui. Non che siano diventati, come dire, tutti di destra, diciamo così, esemplificando, però sicuramente hanno sviluppato come dire, un complesso di sentimenti nei confronti dello Stato cui appartenevano, nel quale erano tornati e nel quale stavano vivendo il loro periodo post-bellico, sicuramente molto diverso. No, questo vale per loro, ma vale come vale anche, secondo me, per quelli che tornano dall'Inghilterra nel 46-47, cioè troppo tardi.
questo può valere. Ovviamente non hanno fatto la resistenza, però guardi, sono 1,5 milioni i prigionieri che tornano. Poi ci sono tutti gli altri sbandati, poi ci sono quelli che hanno fatto parte dell'esercito, diciamo, di Badoglio, eccetera. I resistenti sono circa 350.000, se non sbaglio, questo più o meno è la cifra. E molto vari anche loro, molto differenti. Poi ce ne sono tantissimi che sono, rimangono sbandati tutto il periodo della guerra. Io sono torinese, una famiglia torinese, ne parte la famiglia di mia madre di tradizione era di sinistra, socialista di sinistra, però il fratello di mia madre, mio zio, che riuscì a non partire per la Russia, sbandato, scappò per tutto il tempo della guerra. Non è che, e quindi diciamo, non è che tutti hanno fatto la resistenza in Italia, l'hanno fatta una parte della popolazione, una parte, e questo e quindi questo fa sì che poi ci sia una parte che non l'ha fatta. Alcuni si sono identificati con la resistenza, altri no. Questo vale non soltanto per i reduci dalla Russia, questo è un problema, no? Un problema che c'è stato. Poi la retorica, la troppa retorica ha fatto sì che poi molta gente l'abbia in qualche modo rifiutata. Poi la storia della guerra sono talmente contraddittorie. Io, diciamo, aver fatto questo libro sui soldati è stato per me un po' una parentesi quasi, perché io in realtà ho studiato la guerra non solo con la storia orale, ma anche con la documentazione, fra cui anche quella appunto degli archivi, e queste storie appunto le ho trovate anche per Napoli, no? La gente che ormai aveva abbandonato, diciamo, ce l'aveva col regime, ce l'aveva col fascismo, perché c'erano questi bombardamenti terribili, anche i napoletani ce l'avevano con i romani, anche loro, perché erano continuamente bombardati. Quindi ad esempio, poi ci sono tutti i bombardamenti, eccetera. Poi c'è il periodo 43, diciamo, dal 40 al 43 praticamente gli italiani vivono quasi tutti la stessa esperienza. Bombardamenti, e soldati che in guerra, figli che non tornano, fratelli, eccetera. E poi dal 43 al 45 i vari pezzi d'Italia vivono una storia diversa. Allora, fra le varie ricerche che ho fatto, c'è stata anche quella sulle donne del Basso Lazio che sono state stuprate con gli stupri di massa dei, noi diciamo, i marocchini, ma insomma l'esercito, il corpo di spedizione francese. Una di queste signore mi dice in queste interviste, che anche questa è una storia dimenticata per molti anni, non sono state risarcite, insomma un sacco di storie, e questa qui dice: io non festeggio mai la liberazione, perché che liberazione è essere stata liberata in quel modo lì? Ecco, questo ad esempio. Queste sono storie contraddittorie che esistono nella storia del nostro paese e che hanno creato molte contraddizioni, cioè, non, per cui... e che poi sono state coperte da dei veli di retorica, da delle narrazioni. Poi vabbè, è normale, si sa che le nazioni costruiscono i loro racconti, no? Però queste cose esistono non tutti si sono riconosciuti in questo racconto, non hanno vissuto l'esperienza e non si sono riconosciuti. E questo ovviamente ha creato... dei problemi, insomma, cioè sono cose che sono circolate poi nelle reti informali della memoria, non nelle memorie pubbliche. Poi ecco, voglio fare un'altra parentesi. Il libro sui soldati, proprio per questa caratteristica, che avevo queste storie che mi sembravano bellissime e mi sembravano anche interessanti, perché appunto si scontravano contro queste retoriche, questi racconti, diciamo, e poi erano così, facevano vedere questa diversità di esperienze.
è un libro di storia, solo di storia orale. Normalmente io la guerra non l'ho studiata solo con la storia orale, però appunto invece confrontando sempre, andando sempre basso e alto, e quindi studiando le interpretazioni e i racconti delle persone, quindi la loro esperienza e poi come l'hanno vissuta e come l'hanno interpretata, e poi anche come le istituzioni hanno raccontato quei momenti, e poi anche, non so, i bombardamenti, ad esempio, ho sia raccolto le storie di chi veniva bombardato e sia tutti i report dei bombardieri che ho raccolto in America, in Inghilterra, eccetera, per vedere queste due visioni, no? Quindi questo ci terrei a dire. Però nei racconti dei soldati bisogna prenderli appunto come racconti che ci fanno vedere delle esperienze, ci suggeriscono delle cose, ma ovviamente non sono la totalità della guerra, e non possono neanche essere presi come dire generalizzati. Però certo, sì, chi leggerà il libro, in tutti i capitoli ho sempre cercato di contestualizzare, quindi appunto la documentazione e gli scritti degli altri miei colleghi che hanno invece lavorato, non so, ecco, voi avete sentito Maria Teresa Giusti, che io conosco bene, e quando si parla di Russia ci si deve confrontare poi con come dire, il contesto storico in cui tutte queste storie vengono poi inserite. Questo è importante ricordarlo. Bene. Bene, grazie. Possiamo porle un'ultima domanda, poi chiudiamo, altrimenti facciamo molto tardi. Sì. Qualche minuto, se ce lo concede, abbiamo Giuliano, sì, che si è prenotato. Giuliano, eccolo qua. Eccomi, buonasera professoressa. Buonasera. Sarò rapido. Senta, lei sicuramente avrà intervistato, ascoltato e scritto su soldati che avevano aderito, diciamo, al governo del Sud, che erano soldati che prevenivano o magari erano ex militari provenienti dalla Russia prima del grande disastro o altro. Ma gli hanno mai posto questi soldati il contrasto di combattere per un re che tutto sommato aveva dichiarato una guerra e per combattere sotto un generale Badoglio che era stato un alto ufficiale di Mussolini, cioè ritrovarsi a combattere contro italiani dall'altra parte, ma sotto gli ordini di chi di fatto, sì, li aveva costretti in quelle condizioni. Cioè questa gente, questi soldati, oltre alle loro vicissitudini particolari e difficili, ma si sono chiesti le motivazioni per cui aderivano agli ordini di costoro, con quale scopo? Ecco, sono curioso. Sì, guardi, combinazione, sì. Noi abbiamo intervistato, io l'ho citato molto brevemente prima, però c'è un capitolo, c'è un paragrafo su questo piuttosto esteso, renitenti alla leva, cioè abbiamo intervistato, ci hanno dato la loro intervista con grande sincerità, dei reduci, dei soldati che avevano combattuto al 40-43, adesso non mi ricordo, cioè uno era nella Marina, un altro, insomma, ma ci sono due o tre casi, ci sono più casi, che richiamati dall'esercito badogliano non si sono presentati. Non si sono presentati con il discorso che lei ha fatto adesso, cioè hanno detto noi abbiamo combattuto, abbiamo rischiato, uno di questi ad esempio era reduce da un naufragio dove si era salvato lui e pochi altri. Non appunto ci hanno richiamato, ci hanno richiamato gli stessi, lo stesso re, lo stesso Badoglio, gli stessi che ci avevano fatto andare in guerra.
E quindi, e poi non volevamo, non volevamo più combattere, non c'era, non ci riconoscevamo in tutto questo, e poi soprattutto, sì, non volevamo, insomma, no. E quindi sono scappati. Sono scappati e poi sono stati accusati di diserzione, hanno avuto anche dei problemi. Uno di questi, ad esempio, ci racconta che voleva emigrare in Australia, non ha potuto fare, mi pare in Australia, non l'ha potuto fare perché non aveva il passaporto, non era, diciamo, aveva avuto questa condanna per diserzione, poi dopo c'era stata l'amnistia, ma allora ancora aveva questo peso, questo sulla, insomma, non aveva la possibilità di partire. E poi su questo c'è il caso, io l'ho citato. L'ho citato soltanto qui, però ne ho parlato lungamente in altri libri. C'è il caso della rivolta, proprio che famosissima, dei Non si parte in Sicilia. Questo c'è stato anche nel meridione continentale, ma soprattutto in Sicilia, e l'epicentro è stato Ragusa. E lì c'è un bel libro di una donna che aveva partecipato a questa rivolta, Maria Occhi Pinti, che ha anche l'introduzione, Carlo Levi le fece l'introduzione, ha avuto poi parecchie ristampe, e lì c'è stato un sollevamento contro appunto il regno, eccetera, perché per non far partire gli uomini per la leva, appunto, siamo nel 1944, c'era stata la chiamata alla leva di Badoglio, e quindi c'è la ribellione dei giovani, ma non solo dei giovani, delle donne, per non far partire gli uomini. E questa Maria Occhi Pinti finì in prigione, e ci fu una durissima repressione dell'esercito, dei carabinieri, ci fu una durissima repressione, ci furono dei morti. Ci furono dei feriti, ci furono moltissimi prigionieri. Furono tacciati di fascismo. Invece, ad esempio, questa Maria Occhi Pinti era comunista. E quindi era soltanto una ribellione contro la guerra. E lei lo dice molto chiaramente nel suo libro, che le consiglio, Maria Occhi Pinti. Lei dice, racconta molto chiaramente quali erano i motivi della rivolta. Erano proprio quelli che lei, di cui lei ha parlato. Poi c'è invece qualcuno, ad esempio il caso di un signore che intervistai lungamente, e lui era un ebreo, fece parte, combatté nelle quattro giornate di Napoli, perché era ebreo quando c'è questa, come dire, c'è da, insomma, esce, va a lottare ovviamente con grande coscienza, e quando finiscono le quattro giornate, lui si arruola nell'esercito badogliano, lui lo fa per un motivo, diciamo, ideale, perché vuole partecipare alla liberazione dell'Italia e alla lotta contro i tedeschi, lo fa arruolandosi. Vede, qui c'è, appunto, sono storie, specifiche, storie anche particolari. Però, appunto, la lotta di Non si parte è una lotta, molto importante, molto estesa nell'Italia meridionale, e giustamente è stata appunto, come dire, raccontata, e poi è stata appunto su di essa allora si dissero cose appunto anche inique, anche ingiuste. Poi soprattutto appunto Maria Occhi Pinti finì in prigione a Palermo. La ringrazio. E poi ebbe anche problemi molto dopo. Sì, era incinta. Vedo che qui è stato, sì, è stato detto nelle chat. Grazie, signor. Beh, io penso, no, Raffaello, posso prendere e chiudere, direi, perché vedo 23:53, stiamo di nuovo arrivando a mezzanotte, ma è tale. Senza retorica, insomma, direi che manifestiamo un interesse e una curiosità per tutta quella parte di insegnamento che non abbiamo avuto, no? Noi nella realtà, per quanto di diverse età, per quanto di diversi curricoli scolastici, eccetera, eccetera, condividiamo un'ignoranza della nostra storia, condividiamo una totale superficiale conoscenza della nostra storia.
e viviamo delle memorie familiari e della grande maggioranza dei libri che invece di queste memorie hanno fatto passare come se fosse storia, mentre la storia non è la memoria, non è semplicemente la sommatoria dei memori. Professoressa, che dirle? Grazie mille. Grazie a voi. Se lei avesse qualche intenzione di collaborare ancora con noi, conoscesse qualche sua collega o collega che può esserci utile in questo nostro cammino di approfondimento, no? Che ha nella Russia il nucleo centrale, ma si estende e si allarga su tutto quello che automaticamente è adesso collegato. Ben volentieri. Grazie ancora. Va bene, grazie a voi. Buonanotte. Arrivederci, buonanotte. Grazie, professoressa.